in collaborazione con DropTech, l'apparecchiatura per risparmiare carburante e diminuire le emissioni. Chiama il numero verde. Buonasera cari amici, buonasera a tutti, nuovo appuntamento con le Marche nel pallone dopo quello infrasettimanale di mercoledì, tutto dedicato alla Serie D. Questa sera avremo tantissimi servizi dalla Lega Pro all'Eccellenza come nostra consuetudine, quindi andiamo di corsa. Partiamo dalla Lega Pro, dove la Maceratese ha bagnato il suo ritorno all'Elvia Recina con un buon punto ieri contro la Lucchese. Ancona, attacco spuntato e dalla meglio con il minimo sforzo il Pisa. In Serie D oggi la Samb 1-0 sul Castelfidardo, raggiunge in vetta Fano e Monticelli, fermati sullo 0-0 rispettivamente ad Isernia e Recanati. Due risultati importanti in trasferta, quello della Fermana che ha sbancato il campo del San Nicolò e la giovane Vispesaro che con le reti di Evacuo e Floris ha vinto a Scoppito nel derby di Montegranaro, al meglio di misura la Folgore Veregra sul Matelica, mentre in difficoltà la Jesina 0-3 quasi mai in partita in casa contro il Campobasso. Da segnalare in Eccellenza, poi ne parleremo diffusamente, la Civitanovese che ha vinto l'inedito derby con l'Elvia Recina ed è in testa a punteggio pieno insieme al Grottamare che invece è andato ad espugnare il terreno del Fossombrone. Roboante vittoria del Fabriano Cerreto da tenere d'occhio sulla Biagio Nazzaro. Vi presento i primi ospiti di questa sera. Alla mia sinistra abbiamo Marco Raparo, centrocampista della Folgore Veregra Montegranaro. Ciao Marco, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. E vicino a lui, sempre del club gialloblu, abbiamo Ettore Padovani, attaccante. Ciao Ettore, buonasera, ben trovato anche buonasera. A te. Ciao a Sara Santacchi. Ciao Sara. Abbiamo subito i primi messaggi, così li bruciamo subito nella nostra pagina Facebook. Andiamo subito con i messaggi della pagina Facebook, ricordo le Marche nel pallone per intervenire in trasmissione. Carlo Scibetti parla, commenta subito della partita della Fermana, le critiche costruttive fanno bene al calcio e dalla Fermana avanti così Canarini. Chiaramente quindi riferimento alla vittoria della Fermana che poi vedremo. Ancora Diego Cartichini, come sempre grandissima e bellissima trasmissione, ringraziamo ovviamente per i complimenti. Allora parliamo subito della Folgore Veregra che oggi ha battuto il Matelica 1-0, una vittoria Marco importante. Sofferta sulla carta almeno contro un'ottima squadra come quella biancorossa. Come è andata la partita, tenendo presente che qui abbiamo la nostra Sara che ha visto e quindi ti può contraddire in ogni momento? No, la partita siamo scesi bene già dal riscaldamento con la mentalità giusta e sapevamo che era una partita dura, però sapevamo anche che scendevamo in campo per lottare su ogni pallone e per portare a casa il risultato. E fortunatamente secondo me siamo stati anche bravi perché nonostante il 9 abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo portato a casa 3 punti importantissimi. Ettore, vi occorreva molto credo questo successo dopo alcune sconfitte, quella larga nelle proporzioni ma forse immeritata come ampiezza di Fano e la sconfitta casalinga contro i Monticelli? Sì, era importantissimo il risultato oggi anche per lo spirito, ecco, abbiamo giocato 3 partite, abbiamo raccolto un po' di... Abbiamo raccolto meno di quello che ci aspettavamo, però ecco, con i 3 punti di oggi siamo contenti, torniamo con un altro entusiasmo e lavoreremo bene per il futuro. Senti, rimpianto più grande è la partita di Pesaro, no? Che avevate condotto per larghi tratti, poi siete stati raggiunti al 91esimo, se non sbaglio, da un gol di Costantino. Sì, lì era una partita chiusa, però il bello del calcio è questo, ecco, fino a quando l'arbitro non fischia non c'è nulla di scontato. Andiamo a vedere i primi risultati, partiamo dalla Lega Pro, il girone B ha giocato ieri le partite della terza giornata, ovviamente 2 gare sono state ancora rinviate, Sant'Arcangelo Teramo e Savona Carrarese, in attesa della data fatidica che è quella di mercoledì, quando forse, e sottolineo forse, ne sapremo di più insomma sul futuro di questo campionato e di tutto il resto. Vediamo quindi i risultati della terza giornata. Ad Aprilia, Rimini batte Lupa Roma 3-1, all'Aquila Pontedera batte l'Aquila 1-0, Maceratese Lucchese 1-1, Pisa batte Ancona 1-0, poi le 2 partite rinviate, ancora Siena Prato 0-0, Spal batte Pistoiese 2-1,
e a Pontedera Arezzo batte tutto cuoio 1-0. Vediamo la classifica: Spalli in testa a punteggio pieno con 9 punti, L'Aquila e Pisa 6, Lucchese, Maceratese, Rimini, Pontedera Arezzo 4, Ancona e Siena 3, Carrarese, Sant'Arcangelo, tutto cuoio 2, Pistoiese e Prato 1, Lupa Roma 0, Savona e Teramo ovviamente a meno 6, però con 3 gare in meno, mentre Ancona, Pisa, Maceratese, Pontedera, Sant'Arcangelo, Carrarese hanno una gara in meno. Il primo servizio è dedicato proprio a Maceratese e Lucchese. Anzitutto complimenti all'amministrazione comunale di Macerata che ha permesso a tempo di record l'omologazione dello stadio, ma anche alla società biancorossa. Il salto tra i professionisti è stato grande, ci sono sicuramente da limare ancora delle situazioni, ma a livello organizzativo e logistico lo sforzo compiuto è stato gigantesco ed è stato comunque premiato da una buona cornice di pubblico. Ieri circa 2.500 persone presenti all'Elvia Regina. Vediamo il servizio su Maceratese Lucchese. La Maceratese bagna il suo ritorno in Lega Pro dopo 42 anni, pareggiando in casa contro la Lucchese 1-1. Il gol per la Lucchese nel primo tempo di Fanucchi al 14°, pareggio Ricocco nella ripresa al 5° per la Maceratese. Avevamo preparato la gara così, abbiamo visto che nella partita contro la Lupa Roma la Lucchese era stata molto, molto molto aggressiva in avanti, quindi insomma una squadra che andava con 8 giocatori nella metà campo avversaria ad aggredire, lasciando spessissimo il 2 contro 2 nella loro metà campo. Quindi è stata una scelta quella di aspettarli, di farli sbilanciare, cercare di giocarsi nelle ripartenze nello spazio con giocatori tipo Bonaiuto, tipo Danna, Foglia e Cuco, che ovviamente a campo aperto possono mettere in difficoltà chiunque, quindi è stata una scelta. Poi ovviamente siamo passati in svantaggio, cambia la partita, siamo stati bravi a interpretarla nel modo giusto, quindi credendoli più avanti, concedendogli poco, soprattutto nella geometria, una squadra che ama giocare, la loro, quindi siamo stati bravi a limitarli e a ritagliarci insomma le nostre situazioni da gol. Macerata ha risposto presente, la città ha risposto presente, le persone vicino a me si sono divertite, io un po' meno, e quindi grazie a tutti, perché raggiungere lo stadio, come avete visto, non è così semplice. Accedere allo stadio non è così semplice, però comunque i maceratesi hanno risposto grandemente e con grande entusiasmo, quindi li ringrazio davvero tanto. Io penso che questa sia stata la prova generale e che tutti abbiano visto che razza di pubblico c'è a Macerata. È un pubblico calorosissimo, ma altrettanto corretto e tranquillo, vicino alla società. Quindi io penso che troveremo degli aggiustamenti piano piano, lavorando con molta calma. Abbiamo dovuto fare tutto in grandissima fretta. Però io penso che alcune soluzioni per i parcheggi si possano trovare e si debbano trovare, soprattutto perché non solo i portatori di handicap, ma anche chi cardiopatico piuttosto che asmatico piuttosto che altro deve poter venire allo stadio serenamente. La prima partita in Lega Pro anche per me è stata un'emozione grandissima, non ho dormito tutta la notte. E dal punto di vista tecnico ho visto una squadra cattiva che mi assomiglia tanto, che non molla mai, che fa qualche errore, che ogni tanto sbaglia, poi si rialza, e credo che assomigli tanto sia a me che a Mister Bucchi, e questo mi fa ben sperare. Penso che meno 39 andiamo avanti. Romano Carancini, sindaco di Macerata, inaugurazione dello stadio Elvia Regina, che soddisfazione è innanzitutto? Sì, la soddisfazione è grandissima, perché non era semplice riuscire a rimettere agibile, a far ritornare agibile lo stadio, però era un impegno che ci eravamo presi. Devo dire che c'è stata, oltre la professionalità delle persone, credo anche un po' di passione da parte di tutti, quelli che ci hanno lavorato sono stati in tanti, e oggi la soddisfazione di aver riportato lo stadio, come dire, a servizio della città e dei tifosi per noi è sinceramente un motivo di soddisfazione. Un grande impegno dell'amministrazione comunale con un nome e cognome ben preciso, no? Come lei ha ricordato più volte. Beh, diciamo che da questo punto di vista Tristano Luchetti è stato una figura centrale, mi fa piacere ricordarlo. Ovviamente insieme a lui hanno lavorato in molti, lui però è stato un po' il motore fondamentale, principale, che ha coordinato il tutti, ha motivato il tutti e soprattutto è riuscito a mettere a disposizione uno stadio che oggi credo possiamo dire di essere certamente in grado di ospitare
partite di livello professionistico. E per i cittadini, i tifosi della Maceratese, magari un po' di pazienza, no, all'inizio per adattarsi a queste nuove novità. Sì, è chiaro che questo è uno standard che peraltro tutti gli stadi professionistici hanno. Maceratese calcò i campi della terza serie molti anni fa, oggi le cose sono cambiate. Noi abbiamo la fortuna di avere lo stadio dentro la città, per molti è una sfortuna, io credo che sia una bellissima opportunità perché si arriva facilmente, certo le regole vanno rispettate e quindi su questo credo che tra un po' di tempo tutti saranno comunque soddisfatti e in grado di poter tranquillamente accedere. La speranza adesso di vedere una squadra all'altezza di questo nuovo stadio, no? L'impressione è che più si vada avanti più ci possano essere opportunità, lo speriamo tutti, occorre anche avere pazienza con la Maceratese, non dobbiamo assolutamente farci sfuggire questa opportunità nella Lega Professionisti. E ricordiamo che il girone B di Lega Pro giocherà ancora sabato con la Maceratese a Sant'Arcangelo, ma sul campo che ospiterà per l'occasione il Rimini e l'Ancona al Del Conero contro il L'Aquila. Andiamo subito a vedere cosa è successo in Serie D girone F, quarta giornata di campionato. Vediamo subito il tabellino dei risultati. Olimpia Agnonese batte Giulianova 5-0, a Scoppito Vispesero batte Amiternina 2-0, Chieti Vizzano 1-1, Folgore Veregra batte Matelica 1-0, Isernia Fano 0-0, Iesi Campobasso batte Iesina 3-0, Recanatese Monticelli 0-0, San Benedettese batte Castelfidardo 1-0, Teramo Fermana batte San Nicolò 2-1. Quindi abbiamo in testa alla classifica un terzetto formato da Fano, Monticelli e Samb con 10 punti, Fermana 8, Campobasso, Recanatesi, Sernia 7, Avezzano e Chieti 5, Matelica, Vispesoro, Folgore, Veregra 4, Agnonese, San Nicolò, Giulianova 3, Castelfidardo, Amiternina e Iesina chiudono con 2 punti. Marco, risultati forse tutti secondo la norma, tranne, a parte la sconfitta dolorosa della Iesina in casa con il Campobasso, il Giulianova che ne becca 5 ad Agnone. Tu sei un ex ed è forse la squadra di Giorgini troppo giovane in questo momento? Guarda, sinceramente, conoscendo l'ambiente, il mister, tutto lo staff, si rifaranno sicuramente perché hanno mentalità e soprattutto è una squadra molto giovane, ma una squadra che vorrà dimostrare quanto vale. Sicuramente è rimasto di vecchio, giovane vecchio, l'unico è Ferrante, che però è un classe 91, sì. Quindi un tuo coetaneo. Sì. Chiamalo vecchio. No, vabbè, la società ha fatto delle scelte, purtroppo ho voluto fare queste scelte anche, penso, per il budget. Dopo paghi anche di inesperienza questo campionato. Vedendo le squadre e vedendo i risultati è un campionato aperto, molto anomalo, quindi sarà dura ogni partita, può essere una finale. Vedendo anche le squadre rimango sorpreso che la Iesina è ultima, il San Nicolò è lì, sono squadre che l'anno scorso hanno dimostrato di avere un bello organico e sul campo erano squadre molto ostiche. Ettore, ex Samb, lo scorso anno è lottato per il vertice, quest'anno tutti dicono Fano, Samb e Campobasso un gradino sopra le altre, sei d'accordo? E tra le tre quale preferisci? Sì. Anche se sulla San Benedettese sei poco preparato perché non c'è rimasto nulla dell'anno scorso. Sì, sono d'accordo, però da quello che si è visto secondo me la Samb penso che sia la favorita insieme al Fano, ecco. Sarà uno scontro... Anche se il Campobasso è una squadra molto forte, sicuramente. Oggi ha stravinto per 3-0 a Iesi, mentre ha sofferto la Samb perché è andata in vantaggio subito contro il Castelfidardo. Dopo 3 minuti sembrava una gara in discesa ed invece è stata dura. Avere la meglio sull'orgogliosa formazione bianco-verde. Vediamo com'è andata a Riviera delle Palme che riabbracciava la sua squadra. Il prezzo del petrolio diminuisce, ma il pieno è sempre più caro. E io vado! Motori sempre più puliti, ma città bloccate dall'inquinamento. E io vado! DropTech è la soluzione. Ho un Alfa, con DropTech risparmio e ci guadagno. DropTech funziona e riduce le emissioni. DropTech è l'apparecchiatura più prestante sul mercato per risparmiare carburante e tagliare i costi di rifornimento. Chiama senza impegno il numero verde per informazioni. Il
in un Riviera delle Palme colorato di rosso-blu, con il successo della Samb nel turno infrasettimanale a Campobasso che ha acceso l'entusiasmo del pubblico di casa, i ragazzi di Beoni piegano la resistenza del Castelfidardo con una rete di Salvatori dopo appena 3 minuti. Più volte vicina al raddoppio, la squadra di casa ha amministrato il gioco per il resto della gara, dosando le energie con gli ospiti che hanno timidamente provato a cercare il pari, ma la squadra di Bolzan è apparsa davvero poco incisiva in avanti. Il tecnico Beoni, senza Flavioni squalificato, Tagliaferri e Lomasto indisponibili, fa esordire al primo minuto 4 elementi, Vallocchia con Son, Trofo e Prandelli, confermando in porta Cosimi con Montesi e Pezzotti sugli esterni di difesa e Salvatori e con Son centrale, Baroni, Sabatino, Trofo e Vallocchia a centrocampo e Prandelli e Titone in avanti. Bolzan, alla ricerca del primo punto esterno, sceglie un 4-3-3 con Chiodini in porta, Belelli, Castellana, Capparuccia e Bordi sulla linea di difesa, Bacchiocchi, Ferri e Campana a centrocampo con Minella, Trillini e Balloni in avanti. Arbitra l'incontro il signor Cascone di Nocera Inferiore. La Samb trova il gol al primo tentativo, Barone batte corto una punizione dalla tre quarti per Pezzotti che dalla sinistra pennella un bel cross per Salvatori che stacca più in alto di tutti e schiaccia bene di testa infilando l'angolo opposto con Chiodini che non può nulla. Dopo l'1-0 si attende la reazione della squadra ospite che però tarda a riorganizzarsi e così a farsi di nuovo pericolosa è ancora la formazione rosso-blu al decimo. Azione manovrata della Samb con Titone che trova il corridoio premiando la sovrapposizione di Montesi che controlla e mette in mezzo alla destra, libera con qualche affanno la difesa bianco-verde. La Samb controlla il gioco senza affondare i colpi, mentre il Castelfidardo stenta a trovare spazi oltre la tre quarti con i ragazzi di Bolzan che cadono spesso nella trappola del fuorigioco ben orchestrata dai centrali di Beoni. Come al 20° azione di contropiede del Castelfidardo con Minella che calcia in diagonale e Trillini che mette dentro a porta vuota, ma il gioco era stato fermato con largo anticipo dal direttore di gara per la posizione irregolare di Minella. Il primo tempo scorre via senza altri sussulti e così le uniche note di cronaca della prima frazione prima del riposo sono i cartellini gialli a Ferri e Trofo. Dopo l'intervallo le due squadre rientrano in campo con gli stessi 11 della prima frazione e la Samb prova a mettere subito al sicuro il risultato. Ci va vicina già al 49°, Sabatino recupera palla ed avanza per 40 metri, serve in area poi Titone, murato in corner dall'uscita di Chiodini. È sempre la Samba a fare la partita e a rendersi ancora pericolosa al 54°, Sabatino ancora per Titone in area, raso terra al centro dove Prandelli per un soffio non riesce a spingere il pallone in porta. Un minuto dopo è proprio Prandelli a lasciare il campo per Bonvissuto e i rossoblu si riaffacciano in avanti al 57°, Vallocchia difende bene palla e apre per Pezzotti pronto al cross per Titone che schiaccia di testa debolmente, Chiodini non ha problemi a bloccare. Dopo un'ora di gioco Bolzan richiama Balloni per Di Federico, le emozioni latitano con le due squadre che restano guardinghe e ci provano con tiri da fuori al 63°, Sabatino dai 20 metri col sinistro prova ad insidiare la porta ospite ma la sua conclusione si perde larga alla destra del palo di Chiodini, stessa sorte dall'altra parte poco dopo per il destro di Bordi che finisce lontano dalla porta rossoblu. La Samb rischia molto al 69° su uno dei rari affondi biancoverdi, cross di Belelli dalla destra che trova Di Federico liberissimo davanti a Cosimi, ma il portiere rossoblu è bravissimo a ribattere la conclusione ravvicinata del numero 20 biancoverde. I ragazzi di Beoni si scuotono ed alzano il baricentro alla ricerca del 2-0 che non arriva per un soffio quando scorre il minuto 74 della gara. Pezzotti trova lo spazio per il diagonale dal limite, Chiodini è battuto ma viene salvato dal palo, poi Bonvissuto prova a ribadire in rete ma sulla linea Capparuccia allontana. A un quarto d'ora alla fine il tecnico rossoblu richiama Titone per Palumbo mentre Bolzan sostituisce Trillini con l'ex rossoblu Donzelli e l'ultima emozione dell'incontro la regala la squadra ospite all'81°. Pezzotti perde un brutto pallone sulla propria tre quarti, Minella scappa verso il fondo e mette indietro per Donzelli, chiuso però dai centrali rossoblu. Le tre gare in 7 giorni si fanno sentire, le due squadre appaiono stanche e non incidono sulla gara le sostituzioni di Ferri con Speranza nel Castelfidardo e dell'esausto ma molto positivo Trofo rilevato da Gori per la Samb. Dopo 4 minuti di recupero Cascone di Nocera Inferiore decide che può bastare così. Il Castelfidardo lascia il Riviera a mani vuote e dovrà aspettare ancora per agguantare i primi punti esterni. Terza vittoria di fila per la San Benedettese che aggancia così Fano e Monticelli in vetta alla classifica e festeggia sotto la curva nord un inizio di stagione molto positivo.
Continuiamo a leggere qualche messaggio. Lillo Ibra ci scrive: la Fermana vista oggi è stata bellissima, complimenti al San Nicolò. Padovani, ti volevamo a fermo, complimenti per la trasmissione. Ancora Paolo Pandolfi commenta invece ad Isernia il trionfo del non gioco, forza Alma. 0-0 di Isernia, partita tra l'altro con pochissime emozioni. Abbiamo visto la curva sud del curva nord del Riviera delle Palme di nuovo gremita, uno stimolo Ettore, un limite, un pubblico così caldo sempre vicino 24 ore al giorno per voi giocatori? No, assolutamente uno stimolo, però ecco, come uno stimolo c'è anche il rovescio della medaglia, a volte magari se le cose non vanno benissimo potrebbe essere un limite, ma non è questo il caso. Magari giocare... Sì, no, tutta la vita va a San Benedetto, sì, con quel pubblico lì... È uno stimolo, la carica ti dà una carica eccezionale. Marco Raparo di Montegranaro torna a giocare a Montegranaro, dove invece il pubblico è tutto da conquistare, perché Montegranaro è una piazza storica per altre discipline sportive. Il calcio ha sempre incontrato qualche difficoltà. Come va quest'anno con la novità Serie D? Bene, pensavo ancora anche peggio. Sinceramente, no, vabbè, è un paese che vive di basket principalmente. Però, tuttora, nonostante sì, la Sudor non c'è tuttora, più. Tuttora, però cerchiamo di attirare più pubblico possibile. Magari, intanto in questi casi la gente arriva solo se fa il risultato. E noi scendiamo in campo per fare il risultato e proveremo a portare la gente dalla nostra parte. Tutto qua. Come definiresti, Marco, la tua squadra, la vostra squadra, che comunque è ricca di giocatori di esperienza di categoria, no? Mi viene in mente Traini, ma lo stesso... Ettore Padovani, poi Pedalino, poi Nazzicone, insomma, Cardinali, Arcolai, tutta gente che fa Fuschi, tutta gente che la Serie D l'ha fatta da una vita. Ma sì, cioè noi come organico, cioè non serve nemmeno parlare, a nomi siamo una buona squadra, purtroppo siamo una squadra nuova, ci dobbiamo ancora amalgamare, stiamo piano piano entrando negli schemi del mister. Ci vuole del tempo, però secondo me verremo fuori alla lunga, verremo fuori e potremo dire la nostra. Abbiamo giocatori sicuramente importanti per la categoria, diciamo un lusso, basta vedere davanti, abbiamo Ettore Padovani e Pedalino e Sbarbati che è un terzetto con Nazziconi giovani che non tutti possono averle. Assolutamente sì. Ti dicevo, tu sei di Montegranaro, classe 91, quanti anni avevi quando hai esordito in C2 con la San Giustese? 17, 18? Sì, 17, 17. Cosa ricordi di quel giorno? Vabbè, cioè esordire tra i professionisti anni. A 17 anni non è da tutti, no? No, è un momento indimenticabile, sotto tutti gli aspetti, perché venivo da una società, diciamo, una piccola realtà. Grazie al mister Giudici e Antonio Pantanetti che mi ha fatto esordire nel calcio tra virgolette che conta. Poi ho avuto anche occasione di girare un po' tra Fano, Bellaria e Sant'Arcangelo e niente, si prova ogni anno a dare il massimo, magari a ritornare ai professionisti. Esatto. Sarebbe... è un sogno o un obiettivo che vedi lontano? No, è l'obiettivo proprio. È un obiettivo che mi pongo ogni anno, quest'anno c'ero vicino, però vabbè, ho fatto questa scelta e ne sono orgoglioso. Cercheremo di salire con la squadra, magari come me o altri compagni ambiscono a ritornare come Ettore o a fare il salto proprio di qualità. Assolutamente. Mi piace anche ricordare che quella San Giustese per 2 anni disputò la C2 e non è retrocessa sul campo, perché un anno arrivò al 9° posto e un anno al 10° posto. Poi ci furono altre vicende, probabilmente Monte San Giusto non riusciva a reggere un peso così oneroso come quello tra i professionisti. Adesso c'è una nuova società molto ambiziosa che disputa il campionato di promozione. Torniamo però alla Serie D, andiamo a vedere un'altra capolista, vale a dire il Monticelli, che ha strappato uno 0-0 meritato sul campo di Recanati. Vediamo come sono andate le cose. Servizi d'arredamenti per l'ufficio, specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook, rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati.
Premessa iniziale, il Monticelli non è una meteora. Se qualcuno pensa ancora che la posizione di classifica degli ascolani sia sorprendente, farebbe meglio a ricredersi. Squadra solida, compatta, arcigna e coriacea quella di Stallone, che copre mirabilmente tutto il campo, concedendo pochissimo agli avversari, con una encomiabile dirigenza tattica. Inoltre c'è una buona condizione fisica di base che consente, soprattutto ai centrocampisti, un pressing asfissiante contro il quale è davvero dura giocare. In questa ordinata ragnatela la Recanatese ha fatto quello che ha potuto, almeno finché le forze hanno retto, cercando di fare il match e costruendo anche qualche palla gol. Tuttavia Cianni non era al meglio, si è avvertita l'assenza di Lacerbe, D'Angelo esausto, è uscito nel quarto d'ora finale. Nulla da dire comunque sul risultato conclusivo, che appare equo e fotografa quello che si è visto in campo. Discorso a parte sull'arbitraggio, sembrato ad essere buoni mediocre, in chiara difficoltà nel tenere in pugno la partita, eppure in ritardo nel seguire le azioni. Le considerazioni del vicepresidente giallorosso Angelo Camilletti. Ma è una partita, una bella partita, credo che si sono affrontate due formazioni che insomma hanno dimostrato sicuramente delle buone qualità, delle buone individualità. Che dire, credo che alla quarta partita non scopriamo il Monticelli a questo punto, perché sta facendo molto bene, credo che tre vittorie non si fanno per caso. Quello che c'è da dire è che sicuramente io sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi in campo, non nascondendo che comunque oggi qualche difficoltà, insomma, sotto un certo punto di vista l'avevamo, perché comunque abbiamo giocato una partita mercoledì tosta. Abbiamo finito in 10 tutto il secondo tempo, 37 gradi, irrespirabile, la temperatura di Pesaro, e quindi sicuramente l'Asheb insomma è una benina importante per noi. Poi abbiamo tra virgolette perso Cianni e poi alla fine insomma è chiaro che un po' di fatica la facciamo, insomma. D'altro canto, una cosa che veramente non è mio stile di solito lamentarmi, però credo che siamo al quarto arbitraggio dove fondamentalmente non si può fare sacrifici per gestire le società, per mettere in piedi rose e poi trovarci situazioni di questo tipo. A parte quello di Campobasso, dove fondamentalmente credo che sia imbattibile come record di errori, oggi credo che ci sia stato un arbitraggio molto molto discutibile. 4 partite, 7 punti, comunque bilancio più che soddisfacente, credo. Ma sul piano del gioco sicuramente soddisfatti. Io credo che qualche punticino ci manca, soprattutto di Campobasso. In avvio la Recanatese prende subito in mano le redini della gara, percussione centrale di D'Angelo, assist per Galdo, il cui raso terra è bloccato a terra dal portiere. Poco dopo ancora D'Angelo, allarga a destra per Latini, che prova un cross sul quale Mariani è leggermente in ritardo. Il Monticelli si organizza e prende quota al 24esimo, corner battuto da Margarita, l'attesissimo ex Giorgio Galli salta in area in beata solitudine ma non inquadra la porta. Il baby Gallo è attivissimo e si mette in luce ancora con un traversone, stavolta Miani ci arriva in tuffo sfiorando il montante. Primo episodio dubbio allo scadere su angolo di D'Angelo, è platealmente vistosa la trattenuta su Miani, l'arbitro sorvola. Riprese, la stanchezza inizia a fare capolino. Al quarto Falco spara una sassata dai 35 metri. Di Nardo, preoccupatissimo, controlla la sfera che finisce sul fondo. Arriva l'altra azione da rivedere. La spinta di Mancini su D'Angelo sembra un peccato veniale, ma lascia più di una perplessità. Le fonti del gioco giallorosso vanno in riserva. Neanche l'ingresso di Agostinelli, francobollato da Vallorani, sortisce gli effetti sperati. I piceni si fanno vedere in area con Petrucci atterrato da Verdicchio, ma quando già l'azione era stata fermata per offside, ed allo scadere ancora con Petrucci che scodella al centro un pallone spizzato di testa da Filiaggi con più di un brivido freddo che corre sulla schiena dei supporters locali. Finisce a reti bianche e ci può stare, e anche la Recanatese in fondo non disprezza. Attenzione al Monticelli, contro i ragazzi di Stallone sarà durissima per tutti. Mister, credo complessivamente un risultato equo, da parte vostra avete concesso pochissimo, squadra solida, la tua compatta, con spazi quasi zero alla Recanatese. Beh, mi fa piacere la tua disamina, perché credo che oggi la squadra ha dimostrato una capacità di riuscire a fare un buon elastico, di riuscire ad accorciare le distanze tra le linee, essere molto attenta, essere molto organizzata. Temevamo molto la Recanatese, che si è dimostrata essere una squadra di grandissimo rango, di grandissimo livello, però credo che alla fine del discorso noi abbiamo tenuto botta bene, abbiamo mantenuto bene tutte le situazioni, credo che abbiamo rischiato veramente quasi niente, e forse, permettetemelo, sul finale voglio dire, abbiamo rischiato anche di chiuderla in maniera positiva, perché la squadra ha avuto anche un crescendo fisico nel corso della partita. Pensavi ad un approccio più complesso a questo campionato?
Ma sì, sinceramente è più complesso. Ci avevamo molto paura, per noi era un mistero, era un campionato che non conoscevamo, quindi non sapevamo cosa venisse fuori. Ancora adesso riteniamo che c'è una crescita partita per partita, questa è la cosa bella, cioè noi dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza e dalla terza ad oggi siamo sempre cresciuti. Forse oggi è stata la partita dove siamo stati più attenti tatticamente, siamo stati più attenti proprio nel discorso di stare in campo. Altre partite forse siamo stati più frizzanti, più veloci negli ultimi 25-30 metri, oggi qualcosa ci è mancato sotto quel profilo, però probabilmente sarà stato anche merito dell'avversario che da quello che ho capito ci aveva un po' studiato, è stato un pochino attento anche alla nostra linea offensiva che di solito è più pericolosa. L'asticella degli obiettivi è sempre bassa? L'asticella è sempre bassa, io cerco di essere obiettivo al 100%, il nostro obiettivo principale rimane sempre la salvezza, anche se devo dire che dopo una partita giocata come quella di oggi, qui a Recanati, con questo piglio, con questa organizzazione, con questa anche personalità, è la dimostrazione che questa squadra in questo campionato ci può stare bene e poi vediamo un attimo in corsa. Oggi secondo me 4 partite sono ancora poche per dare una definizione di una squadra, ancora tutte sono a ricerca di una loro identità, però noi diciamo che una buona identità la stiamo trovando e quindi questo fa ben sperare. Riprendiamo con i messaggi. Roberto Turchi ci chiede se siamo d'accordo che con la Samb non ce n'è per nessuno. Girerei la domanda ad Ettore Padovani, che è l'ex di turno, quindi... Sì, è una delle squadre candidate alla vittoria finale del campionato, quindi sicuramente ecco, è una delle più attrezzate, quindi... Si parlava di tifo poco fa, secondo te può essere anche il tifo comunque un fattore determinante o comunque un fattore in più per vittoria? Sì, su questo sono d'accordo, il tifo è il dodicesimo uomo, quindi ti dà quella spinta in più, quindi sì. Dunque, Ettore Padovani, attaccante, classe 89, quindi comunque un giocatore giovane, ti possiamo definire ancora. L'esordio in Serie C2 con la maglia del Perugia, come ricordi quell'anno? Sì, quello è stato un anno fantastico, venivo da un campionato d'eccellenza e mi sono ritrovato lì a Perugia, abbiamo vinto il campionato, ho fatto l'esordio con gol, quindi è stata un'emozione fantastica. Poi a proposito di tifo, anche il Perugia è una cosa pazzesca. E parlavi di eccellenza, poi in eccellenza sei tornato con la maglia della San Benedettese, quell'anno avete stravinto il campionato. Com'è stato il ritorno, sì in eccellenza, ma in un campionato, in un contesto anche comunque bello come quello di San Benedetto? Sì, vabbè, non sembrava di giocare in eccellenza, perché a San Benedetto ti fanno vivere una favola veramente. Però sì, un po' amaro, perché venivo da un anno di C2, volevo restare tra i professionisti, invece così non è andata, però ecco, c'era da ripartire, sono ripartito nel miglior modo possibile, piano piano spero di riarrivare, ecco. Hai giocato ancora un anno con la San Benedettese, quest'anno inizi questa avventura con la Folgore e Veregra. Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati, anche se siete una matricola? Beh, l'obiettivo è quello della salvezza e faremo di tutto comunque per raggiungerlo. E vengo da un campionato di vertice, quindi magari andare in una squadra dove si lotta per la salvezza è difficile, però allo stesso punto stimolante, perché c'è da fare di più, c'è da dare molto di più, quindi sono contento di aver scelto la Folgore e spero di arrivare fino alla fine e raggiungere l'obiettivo con il miglior aiuto che posso dare alla squadra. E intanto informiamo che arriverà il servizio sui Serni a Fano, almeno dal Molise ci hanno detto di essere fiduciosi, ma adesso parliamo di un'altra squadra che ha compiuto un esploit esterno, vale a dire la Fermana, che è andata a vincere sul campo del San Nicolò per 2-1. E tu, Marco, accennavi che il San Nicolò finora è una mezza delusione. La Fermana, a proposito di asticella degli obiettivi, può puntare almeno ai playoff? Credo di sì, perlomeno sulla carta a nomi importanti, cioè per citarne uno, a un Degano che se vuole cambia la partita, ma come lui altri 4-5.
E poi ha un tecnico comunque sia esperto e preparato, quindi credo che potrebbe essere una squadra che può stare tra le prime 3-4 sicuramente. E intanto la formazione Candarini è salita al quarto posto dopo la vittoria con il Chieti. Oggi il successo a Teramo contro il San Nicolò. Vediamo il servizio. Non basta una prestazione volenterosa al San Nicolò per evitare il primo capitombolo della stagione. I biancazzurri cedono 1-2 al cospetto di una Fermana solida e cinica, un KO che allontana ulteriormente la formazione teramana dalle zone nobili della classifica. La cronaca del match. Prima dell'inizio, il tecnico Massimo Epifani conferma il 4-2-3-1, ma cambia il terminale offensivo della sua squadra. In attacco c'è la novità Lazzarini con Merlonghi dirottato in panchina. La scelta sembra pagare, visto che in avvio l'atteggiamento dei padroni di casa è incoraggiante. Grazie ad una maggiore propensione al palleggio, infatti, il San Nicolò prende subito in mano le redini del gioco. Nel primo quarto d'ora i biancazzurri si fanno vedere per ben due volte in avanti. Prima al settimo con Margarita, che chiama Olchak alla parata in due tempi. Poi con Lazzarini, che al quindicesimo ci abbatta l'invito di Moretti. La Fermana sembra soffrire, ma nella prima vera occasione creata trova il vantaggio. Minuto 17, il gol arriva direttamente su punizione ed è un gioiello di Degano. Il numero 10 canarino dai 25 metri piazza la sfera là dove il calore non può arrivare. 0-1. Questo episodio cambia l'inerzia del match. Al 24esimo De Giglio tenta una sortita personale, un tentativo che Olchak alza in corner, ma in generale il San Nicolò perde le giuste misure tra i reparti, lasciando ampie praterie in difesa, praterie che vengono puntualmente sfruttate dai contropiedi fermani. E il 26esimo, l'asse Misin-Cremona-Misin manda in tilt la retroguardia teramana. L'esterno arriva solo davanti a Calore e insacca con un perfetto diagonale raso terra. 0-2. I padroni di casa sono praticamente in balia degli eventi. Ma nonostante le difficoltà, i locali riescono ugualmente a riaprire i giochi e a rientrare negli spogliatoi con il morale rinfrancato. Primo minuto di recupero, corner di Margarita, testa di Lazzarini, Olchak devia sulla traversa, ma non può nulla sul susseguente tap-in ravvicinato di Brighi. All'intervallo così è 1-2. Subito dopo il tè caldo, il San Nicolò prova a spingere maggiormente sull'acceleratore per acciuffare l'insperata parità. Ma proprio nel momento in cui i biancazzurri iniziano a cingere d'assedio l'area fermana, arriva l'espulsione di Micolucci a complicare i piani di rimonta. Il difensore, in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, rifila un pugno a Comotto e finisce anzitempo sotto la doccia. A questo punto la partita si accende. Le squadre giocano a calci più che a calcio, fioccano i cartellini gialli, latitano invece le occasioni da rete, tanto che i due portieri restano inoperosi per lungo tempo. L'unico estremo difensore chiamato a sporcarsi i guanti, infatti, è Calore. Al 32esimo il numero 1 teramano blocca un tiro debole di Degano. Infine, in pieno recupero, lo stesso numero 1 deve superarsi per evitare che gli otti cali il tris. Ma ormai il più è deciso. Al triplice fischio il San Nicolò si arrende e piange, mentre la Fermana trionfa e si candida al ruolo di mina vagante del torneo. Beh, sì, forse ha ragione il nostro collega abruzzese, davvero la Fermana potrebbe essere la mina vagante del torneo. Fermana che domenica riceverà l'Olimpia Agnonese, la San Benedettese sarà a Pesaro contro la Visse, il Monticelli, come ha detto Nico Stallone, se la vedrà la Del Duca contro il San Nicolò, c'è il derby tra le due formazioni forse più in difficoltà in questo momento, vale a dire Matelica-Jesina, mentre la Folgore-Veregra andrà sul campo di Isernia, da seguire con grande interesse anche Fano Recanatese. A proposito di Folgore arrivano anche i messaggi per i nostri giocatori, Sara? Sì, primi messaggi anche per la Folgore Veregra. Alex Mancinelli commenta la vittoria di oggi contro il Matelica. Grandi ragazzi, siete stati fortissimi, Raparo il re del centrocampo, avanti così e forza Folgore. Secondo te, Marco, la Samb corre qualche rischio a Pesaro? Che con Ridolfi è una squadra, e lo sta dimostrando, totalmente diversa. Oggi questo 2-0 importante ha scolpito e ricordiamo, non è un campo semplice, anche il campo basso ci ha pareggiato 1-1. Pesaro è una piazza particolare secondo me, perché è al di fuori della storia, ma ha una buona squadra. Sicuramente una squadra come la San Benedettese andrà là a fare loro la partita. Hanno i mezzi per fare un grandissimo campionato, nonostante la squadra sia nuova, nonostante società comunque sia è tutto nuovo, ma hanno degli obiettivi importanti, si vedono già
dalle piccolezze. Secondo me però la Vis, voi l'avete affrontata all'esordio, venderà molto cara la sua pelle. Sì, vabbè, ha il dente avvelenato, come si dice, perché già è stato retrocesso, è stato ripescato, vorrà dimostrare che in questa categoria ci può stare. Però ripeto, davanti a una squadra... No, vabbè, se parliamo di livello tecnico è sicuramente di no, però sicuramente a giocatori, la vista a giocatori importanti, ha ripreso Ridolfi, ha lo stesso Evacuo che questo ha un viuto del gol, basta e tocca palla, cioè vede la porta. E poi ha giocatori esperienza, Brighi, Labriola, cioè una buona squadra e sicuramente se la giocheranno con tutti. Ti ha dimostrato che in questo campionato sicuramente ci può stare. Ettore, voi sarete ad Isernia. Potrebbe essere una partita, non dico della svolta per voi, ma molto importante in caso di risultato positivo ad Isernia, ed è nelle vostre possibilità, aggiungo io. Sì, se dovessimo fare risultato ci apre comunque la strada per un cammino importante. Veniamo da una vittoria, questo ha creato molto entusiasmo, quindi sicuramente andremo lì per fare bene per portare a casa il risultato, e con questi tre punti, poi considerando che abbiamo altre partite abbordabili, potrebbe essere un trampolino di lancio. Non c'è dubbio, vi chiedo di avere un po' di pazienza per vedere il servizio su Folgore Matelica. Intanto ci andiamo a vedere il pareggio nel derby abruzzese tra Chieti e Avezzano. Anche il Chieti fino a questo momento è, no Marco, una mezza delusione? Anche, siamo alla quarta giornata, però 5 punti. Vabbè, io vedo in questo campionato molte squadre, diciamo, nuove. Quindi prima che ci amalgamo bene così ci vuole del tempo. Però giocatori, dai, del grosso, leggo anche Suriano, l'attaccante che adesso non ricordo, che 2-3 anni fa era Giulianova. Comunque sia giocatori che la categoria la possono far bene. E comunque l'Avezzano ha lo status di matricola, è una neopromossa, però anch'essa ha dei nomi non indifferenti. Vediamo comunque il servizio sul derby abruzzese Chieti-Avezzano. Finisce in parità 1-1 il derby dell'Angelini tra Chieti e Avezzano, un punto a testa al termine di 90 minuti interpretati meglio dagli ospiti nel primo tempo, con il Chieti più incisivo nella ripresa. 3-4-3 il sistema di gioco di Ronci, i pericoli per l'Avezzano arrivano solo su giocate individuali di un sontuoso Dos Santos e di Capitan del Grosso, mentre i biancoverdi, oggi in divisa arancione, sono più disciplinati con il talento di Baby Di Massimo in evidenza. Nel secondo tempo Ronci aggiusta le cose, il Chieti disegna calcio e strappa applausi. Dirige Somma di Castellammare di Stabia. Simpatici attestati di antipatia reciproca tra le due tifoserie. Chieti pericoloso al nono, del grosso pennella, Dos Santos sfiora il palo. Minuto 19, Di Massimo bisegna, brividi per il Chieti. L'Avezzano passa alla mezz'ora, Puglia fa quello che vuole e strappa applausi, sinistro basso, 1-0. Il Chieti prova a reagire, Varone alza la mira da ottima posizione, poi Del Grosso direttamente da calcio di punizione scheggia il palo, mentre sul finire di tempo Dos Santos si gira e calcia, palla out di un soffio. All'intervallo Ronci azzecca la mossa giusta, fuori Vitale, dentro Gomis, Cresto va in mediana e il Chieti schiaccia l'Avezzano. Emozioni in apertura, Dos Santos va vicino al pari, poi è Di Massimo Show, Chieti salvo in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, Dos Santos pasticcia e gli ospiti centrano il palo. La pressione della Chieti si fa asfissiante e il pari arriva al 35esimo. Felli colpisce con una mano, rigore e rosso per doppia ammonizione. Suriano dal dischetto fa 1-1. C'è tempo per una protesta per parte, ma il direttore di gara non assegna nessun calcio di rigore. Finisce così in perfetta parità, ma è da censura il gesto di Tariuk. Appena entrato, prende il rosso diretto per una gomitata in faccia ai danni di Shintu. Ingiustificabile. Per Chieti ed Avezzano, invece, tanti applausi. La strada intrapresa è quella giusta. Ma anche il primo tempo fondamentalmente la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo fatto quell'errore sull'azione del gol dell'Avezzano, poi non mi sembra che l'Avezzano abbia più tirato in porta. Noi forse un po' di confusione in fase di impostazione. Perché sai, l'Avezzano era sotto la linea della palla, gli spazi ce n'erano pochi, abbiamo fatto un po' di fatica nel girare palla da una parte all'altra,
però anche il primo tempo secondo me abbiamo avuto due o tre occasioni. Il secondo tempo abbiamo deciso di cambiare assetto tattico, la squadra ha preso il campo, la squadra ha cominciato a giocare con più personalità, siamo arrivati, abbiamo non so quanti gol tra primo e secondo tempo abbiamo sbagliato davanti alla porta, in 90 minuti abbiamo concesso solamente il gol e un tiro, se non sbaglio, a Bisegna da 30 metri. Purtroppo nel calcio quando non fai gol vincere partite è difficile, quindi, però guarda, veramente io ai ragazzi ho fatto i complimenti, non posso rimproverare nulla perché non era facile. Chiedere anzitutto se nel secondo tempo la sua squadra si è abbassata per meriti del Chieti o perché poteva fare, o meglio, doveva fare qualcosina in più. No, si è abbassata per demeriti nostri, nel senso che siamo entrati con un atteggiamento troppo rinunciatario, quello che noi non sappiamo fare perché non siamo una squadra che deve sa difendersi bene almeno, e quando vengono a mancare alcune caratteristiche dei nostri giocatori, del nostro gioco, rischiamo di soffrire, anche se alla fine il risultato lo potevamo portare lo stesso in porto, però non abbiamo fatto bene, il Chieti ha pressato, ci ha creduto, il rigore un pochettino ci ha un po' tagliato le gambe, da quel punto di vista forse ce n'era uno per noi, però va bene così, prendiamo un punto, noi stiamo facendo il nostro campionato, però in questo momento io credo che la mia squadra è una buona squadra, anzi fino adesso viene a giocarsi le partite in tutti i campi. Voto positivo per il suo Avezzano? Beh sì, è sufficiente. Avezzano sufficiente, però la cosa che sicuramente va rimarcata è la determinazione del gruppo, tante assenze e i giovani hanno dimostrato di avere gli attributi per il bene dell'Avezzano Calcio. Ovviamente un atteggiamento nel secondo tempo totalmente difensivo non è quello che consente all'Avezzano Calcio di fare punti. Primo tempo completamente regalato all'Avezzano, un buon secondo tempo con qualche aggiustamento tattico. Sì, diciamo che quello che dice è giusto, anche se comunque le nostre occasioni, pur giocando non benissimo, il primo tempo le avevamo create. Abbiamo preso gol sull'unico tiro nello specchio della porta, se non sbaglio, dell'Avezzano. Siamo stati bravi a riprenderla poi nel secondo tempo, ma abbiamo sbagliato troppo sotto porta. Di nuovo in diretta, sono le 21:53, ancora per parlare di Serie D con i nostri ospiti, tra poco vedremo il servizio proprio su Folgore Matelica. Nel frattempo un altro messaggio, Sara? Sì, ancora un messaggio diretto ai nostri ospiti, Gianni Santini dice: Sacco è un fenomeno, tenetelo d'occhio. Sacco e anche un 98 ci avete, niente male, Marco, sì. Lo vogliamo segnalare? Sì, sì, abbiamo giovani interessanti e bravi sotto... mio parere sono bravi, ma anche Nazziconi, Tomassini, Palmarini, lo stesso i due portieri, abbiamo dei portieri secondo me bravi. Oh, Sacco è un difensore esterno destro, no? Credo. Sì. Mentre Sico il 98? Centrocampista, mezzala, mediano, sì. Beh, il 98 insomma ragazzi, 17 anni, sì, sì. La carta d'identità è tutta dalla sua parte. Allora, abbiamo parlato tantissimo di questa partita... Obiettivamente, Ettore, avete visto un Matelica in crisi, in difficoltà, oppure una squadra tonica? Ma al di là che gli mancavano due difensori centrali, quindi hanno dovuto spostare Borgese, che è un centrocampista centrale in difesa, però no, io ho visto una squadra che comunque gioca un ottimo calcio, hanno avuto diverse occasioni importanti che se magari li segnano la partita prende un'altra piega. Non ho visto una squadra in difficoltà assolutamente, anche se gli mancavano due difensori, comunque una rosa non al top. Certo, chiaramente 4 punti grida un po' vendetta questa classifica del Matelica così penalizzante, dobbiamo dire però che la squadra di Clementi era reduce anche da una partita, no, Sara, abbiamo parlato mercoledì, rocambolesca con la Miternina, 2 punti gettati alle ortiche. Comunque andiamo a vedere il servizio sul match che si è giocato a Montegranaro. La Folgore Veregra conquista la prima vittoria stagionale contro il Matelica, ma non si può dire che a vincere sia stato il bel gioco. Partita infuocata, quella tra i biancorossi e la Matricola che trova la rete del vantaggio in pieno recupero di primo tempo, poi nella ripresa chiude in 9 per l'espulsione di Gentili e Palmarini. Cerca quindi di mantenere il vantaggio, forse inaspettato, come può. Peccato per alcune scene della seconda parte della gara, con i raccattapalle ai lati del campo che nascondono i palloni per rallentare lo svolgimento della partita e un eccessivo nervosismo
nervosismo che ha portato al moltiplicarsi di falli e allo spezzettamento del gioco che ha rovinato quello che poteva essere un piacevole spettacolo per gli sportivi della domenica. Al primo derby stagionale il Materica si presenta senza Bori e Boscovic, nonché Borghetti, non al pieno della forma. Servono punti alla Folgore Vergra, che scende in campo decisa a non uscirne a mani vuote. Il primo tempo si gioca praticamente a una porta sola, con Nobile spettatore non pagante e un Materica impegnato nel pressing. Al terzo sale in contropiede Girolamini, che è anticipato da Lupinetti in uscita. Ci prova il quinto Giovannini, salendo sulla fascia e addentrandosi in area, doveva asservire sotto porta Pesaresi, ma in salto Saco si salva in angolo. È quindi Moretti a cercare la porta da fuori area al 14esimo, con una conclusione debole che finisce fuori. Al 17esimo il Materica sfiora il vantaggio con una clamorosa occasione. Pesaresi serve Picci, che avanza da solo nella tre quarti campo avversario e a tu per tu col portiere spedisce la sfera sopra la traversa. C'è anche la Folgore al 19esimo con il diagonale di Padovani che si perde sul fondo. Bella azione ancora del Materica al 20esimo. Bondi serve un cross in aria per Pesaresi, che serve corto Picci all'altezza del dischetto. È buona la sua conclusione, ma Arcolai fa gli straordinari, intercetta la sfera e devia in angolo. Il Materica continua la sua manovra in avanti alla ricerca del gol. Sul cross di Perfetti al 31esimo arriva Picci dalle retrovie, ma la sua conclusione è ancora alta. Pericoloso Pesaresi al 38esimo, che fa tutto da solo e prova a cercare la porta col destro, sulla quale però arriva Lupinetti. Al 45esimo il primo contropiede offensivo dei padroni di casa con Saco, che lasciato tutto solo si porta sul fondo, dove serve un assist perfetto raso terra in area, sul quale però non arriva nessuno e Gilardi spazza. Quindi in pieno recupero su una mischia nell'area matericese dopo una serie di rimpalli, l'ultimo è di Padovani di testa, che sorprende Nobile e segna l'1-0, facendo andare al riposo i suoi avanti di un gol. Nella ripresa si fa fatica a parlare di calcio, gli animi si nervosiscono e ne risente il gioco continuamente interrotto da falli e non solo. Al 48esimo Picci risponde di testa al cross di Bondi, ma la sua conclusione è un passaggio al portiere avversario che trattiene senza problemi. Fa urlare il gol al 55esimo Padovani con un destro che termina sull'esterno della rete. Ci prova anche Gentili dalla distanza al 56esimo, ma Nobile in due tempi trattiene. Al 58esimo il gioco si ferma per qualche minuto a causa di un fallo di Gentile ai danni di Perfetti, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Al suo posto entra Lispi. La Folgore Vergra resta in 10 al 68esimo per l'espulsione di Gentili, mandato sotto la doccia anzitempo per doppio giallo. Anche Bondi al 70esimo è richiamato in panchina per dare spazio a Iachetta, che si rende subito pericoloso con un bel cross per Pesaresi, che in area colpisce rovesciata clamorosamente il palo. Al 76esimo è anche annullato il gol di Picci per un presunto fallo di gioco. La stessa sorte del compagno di squadra tocca a Palmarini al minuto 83, verso il quale il direttore di gara estrae il rosso diretto. Sul finale il Materica, forte anche della superiorità numerica, prova alla disperata a cercare la rete. Lo fa Moretti all'87esimo con una punizione da calcio d'angolo avanzato, ma Lupinetti trattiene. Quindi è ancora di Pesaresi il tentativo in rovesciata all'89esimo, ma senza avere buon esito. Il triplice fischio del signor D'Aquino di Roma condanna il Materica alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta e fa esplodere di gioia la Folgore Vergra, che deve anche riconoscere una domenica di grazia. Arrivavamo da due sconfitte, una interna e una esterna, una un po' così così, l'altra giustamente meritata perché abbiamo giocato contro una grande squadra che è il Fano. Detto questo, sono contento perché i ragazzi hanno interpretato al pieno quello che dovevamo fare in mezzo al campo, abbiamo messo tanto cuore, credo, tanta grinta, credo anche un po' di buon lavoro, anche se ancora dobbiamo lavorare tanto e soprattutto vedere adesso per la questione infortunati, la questione squalificati. Sicuramente stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando tutti e credo anche bene come impegno. Padovani è secondo me un ottimo giocatore, forse adesso dovrà trovare al meglio la condizione per trovare il guizzo alla Padovani che lui ha. È molto importante per noi, era ed è molto importante per noi questo risultato, perché ci tenevamo e volevo dedicare questa vittoria al presidente Bartolini, che veramente ci ha sostenuto in un momento molto ma molto difficile, quindi lo ringrazio i ragazzi per come hanno interpretato la partita. Non
non abbiamo imparato la lezione, non siamo stati capaci di rigiocare nel secondo tempo come abbiamo fatto nel primo, quindi con molto ordine e con molte idee. Nel secondo tempo ci sono mancate entrambe le cose e dovremmo insomma analizzare bene questi risultati. L'unica cosa che mi sento veramente di dire è ancora una volta grazie ai ragazzi che ci hanno messo tutto, che ci sono impegnati fino alla fine, ci hanno provato fino alla fine in tutte le condizioni, anche se la lucidità ci è mancata. Se questo momento, un momento particolare, di sicuro l'unico responsabile sono io, non si può assolutamente imputare nulla ai ragazzi che stanno lavorando con grande professionalità. Ecco, è sembrato comunque Bondi un po' fuori forma. Raffa è un giocatore che io ho assolutamente l'obbligo di far rendere al massimo. Non possiamo star qui a giudicare un atleta, un giocatore, un professionista come Raffa. Ripeto, Raffa ce la mette tutta come tutti quanti gli altri. Probabilmente sto sbagliando qualcosa io nella gestione di questo atleta. Dal quale chiaramente tutti ci aspettiamo di più, ma non credo che i problemi nostri dipendano da Bondi. Come sono le tue condizioni allora, visto che il mister ha detto che non sei in condizioni ottimali? Ma diciamo che non sto proprio al 100%, poi sto curando la caviglia e il ginocchio, quindi diciamo che mi ci vuole un po' ancora per essere al meglio. Infatti il secondo tempo sono sceso molto, però ecco, i guizzi alla Padovani, dice il mister. Ma i guizzi alla Padovani, dai. Questo oggi è stato un guizzo, un guizzo alla Padovani c'è stato, insomma. Sara, l'emergenza del Matelica è secondo me sfruttare quello che crea. Questo è il grave, vero, unico problema, unico, forse non unico, ma il più grande problema del Matelica. Sì, assolutamente. Alla quarta giornata ci troviamo comunque a commentare ancora tante occasioni create, però altrettante sciupate sotto porta, quindi chiaramente poi quelle sono quelle che determinano anche la gara. Se non segni, poi va a finire che subisci il gol e perdi. Ricordo domenica Matelica-Jesina, partita un po' da brividi sotto certi aspetti. Prima di salutare i nostri ospiti e parlare di eccellenza, diamo un'occhiata ai risultati sia del massimo campionato regionale che dei due gironi di promozione. Seconda giornata in eccellenza, Civitanovese batte il Viarecina 2-0, Fabriano Cerreto batte Biagianazzaro 4-0, a Fossombrone Grottammare batte Forsembronese 1-0, Loreto batte Porto d'Ascoli 1-0, Monte Giorgio Atletico Gallo col Bordolo 1-1, Pergolese batte Coridoni 1-0, Trodica e Tolentino 0-0, Vigor Senigalli ed Urbania 1-1. In testa alla classifica Civitanovese e Grottammare a 6 punti, Fabriano Cerreto, Atletico Gallo, Monte Giorgio e Loreto 4, Porto d'Ascoli e Pergolese 3, Urbania, Trodica e Tolentino 2, Vigor Senigallia e Alviarecina 1, Forsembronese, Corridone, Biagianazzaro, Chiaravalle chiudono a quota 0. Andiamo in promozione girone A, questo è il tabellino, seconda giornata a Barbara, Osimana, Battigliaro e Lorenzini Barbara 4-1, Connero Dribbling batte Marotta 4-0, Laurentina e Valfoglia 0-0, Marina batte Camerano 2-0, Passatempese batte Piobico 1-0, a Pian di Meleto Olimpia Marzocca batte Pian di Meleto 3-1, Atletico Alma batte Real Metauro 3-1 fuori casa, Vigor Castelfidardo batte Belvedere 4-1. In testa Osimana, Marina, Atletico Alma con 6 punti, Olimpia Marzocca e Laurentina 4, Belvedere, Connero Dribbling, Vigor Castelfidardo, Passatempese, Real Metauro e Camerano 3, Valfoglia e Barbara 1, Piobico, Pian di Meleto e Marotta 0 punti. E andiamo al girone B, Atletico Azzurra Colli, Villa Musone 2-0, Chiesa Nuova, San Marco Servigliano 1-1, Alloro Piceno, San Giustese batte Lorese 1-0, Monte Cosaro, Montottone 0-1, Montefano Muccia 1-1, Porto Sant'Elpidio, Atletico Piceno 0-2, Porto Recanati batte Aurora Traia 2-0, Potenza Piceno batte Futura 96 2-1. Due squadre a punteggio pieno sono il Porto Recanati e la San Giustese a quota 6 punti. Io ringrazio per la loro presenza Marco Raparo ed Ettore Padovani della Folgore Veregra Montegranaro. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi. Tra poco avremo gli ospiti del campionato di eccellenza, intanto andiamo avanti con i servizi di Serie D, il prossimo è Olimpia Agnonese Giulianova, vediamo.
L'Agnone passeggia sui resti del Giulianova, partita comandata a piacimento dai molisani in completo bianco dall'inizio fino al triplice fischio finale. Giuliesi arrendevoli e mai in partita nonostante il sostegno dagli spalti di oltre 50 tifosi giallorossi. Litterio lascia il posto da titolare a Chiocchia. Mister Paolucci conferma il 4-4-2 con Iallo al fianco di Marolda in avanti. Il campano Foresta di Nola è chiamato a dirigere al Civitelle. Primo quarto d'ora combattuto, ma i padroni di casa impressionano per compattezza e aggressività. L'equilibrio è rotto al 17esimo, ma l'angolo indovinato di testa da Cossu non trova d'accordo la terna arbitrale per un fallo in area ai più inesistente. Poco male perché un minuto dopo ci pensa a placare gli animi Marolda, che pesca Ursini fuori dai pali e lo punisce con un preciso pallonetto. I locali pigiano sull'acceleratore, Marolda lascia sul posto i centrali giuliesi e rovescia per la corrente Yalow. Il 2-0 è cosa fatta dopo appena 20 minuti. La risposta degli abruzzesi è in Silvestri, involatosi verso la porta di Mancino. Il portiere granata si salva con l'aiuto del legno. A conti fatti sarà questa la sola azione degna di nota degli ospiti per tutti i 90 minuti. I molisani sono un fiume in piena, il Giulianova non riesce a contenere gli argini sulle fasce. Spunta di Ronza che offre al centro la sfera, l'inzuccata di Marolda finisce la sua corsa di poco al lato. Alla mezz'ora a sfiorare il tris e Cossu da azione d'angolo. I ritmi sono sostenuti fino al termine della prima frazione. Alla ripresa delle ostilità, Giorgini lascia negli spogliatoi Sborgia e Di Stefano per Di Iorio e Ndiaye, ma degli ospiti si perdono subito le ultime tracce. Iallo è devastante sul lato destro, arriva sul fondo e offre su un piatto d'argento l'opportunità a Guida di chiudere con il lucchetto il match. Siamo sul 3-0 dopo appena 180 secondi. Per il poker è questione solo di minuti. Conte manda in contropiede il solito Iallo, stop a seguire sontuoso e nulla può Ursini se non inginocchiarsi per raccattare la palla nel sacco per la quarta volta al sesto del secondo tempo. Prima di lasciare il campo a Lezcano al centro della mediana, Conte si accentra e scarica in porta, diagonale fuori bersaglio non di molto. Mister Paolucci lascia Marolda solo in avanti e Iallo spostato sulle corsie esterne. Al minuto 19 Marolda firma la sua personale doppietta all'interno dell'area. Palla all'angolino con la complicità di Ursini. Gli abruzzesi sono definitivamente schiantati e non hanno più alcuna reazione. In corsa l'Agnone fa rifiatare Guida e Chiocchia per dare spazio ai giovanissimi Faggiano e D'Ambrosio. Finale ancora tinte granata, capitan Ferrante ci mette il piede sulla conclusione a botta sicura di Acampor al 36esimo. Quattro minuti dopo Ursini concede l'angolo sulla staffilata potente ma centrale di Lucio Di Lollo. Per l'Agnone inizia un nuovo campionato, il Giulianova dei giovani dovrà sudare parecchio per la salvezza. .22:10, eccoci di nuovo in onda, rigorosamente in diretta, le Marche nel pallone. Abbiamo cambiato ospiti, abbiamo salutato Marco Rappario ed Ettore Padovani, giocatori della Folgore Velegra, che oggi ha vinto 1-0 contro il Matelica. Infatti grazie a questa inquadratura panoramica dello studio, grazie al nostro Francesco Tanoni in regia, potete vedere e ammirare nello splendore dei 16 noni, qua alla mia sinistra Andrea Diamanti, bandiera storica della Civitanovese, e al suo fianco un nuovo giocatore che speriamo lo diventi una nuova bandiera della Civitanovese, ovvero Lukas Kutra della Repubblica Ceca, neo acquisto del sodalizio rossoblu. Avrete già capito che stiamo parlando del campionato di eccellenza. Oggi seconda giornata, big match al polisportivo di Civitanova, Civitanovese, inedito derby contro la matricola Elvia Recina, i cosiddetti arancioni di Villa Potenza. Vittoria con un gol per tempo della Civitanovese, 2-0 risultato all'inglese, ma grande prestazione degli uomini di Lattanzi. Invece poker del
del Fabriano Cerreto ai danni del Biagio Nazzaro, vittoria in esterna del Grottamare in quel di Fossombrone, la Pergolese batte di misura 1-0 il Corridonia con un gol di Cinotti, pareggi per Montegiorgio, Atletico Gallo col Bordolo, Trodica, Tolentino, Vigor Senigallia e Urbania. Nell'unico anticipo del sabato, esordio positivo in casa al salvo d'acquisto di Loreto, del Loreto, la matricola giallo-verde, gol di Garbuglia 1-0 su calcio di rigore ai danni di un'altra squadra molto forte, ovvero il Porto d'Ascoli. Una notazione per l'angolo del forse non tutti sanno che la categoria dell'eccellenza, proprio in quel di Loreto, nella città mariana per eccellenza, mancava addirittura dal primo dopoguerra, quindi davvero qua in studio nessuno era nato. Detto questo, sono stati pochi i gol messi a segno, davvero pochi, 13 solamente, poi di cui 4 solamente in una partita, quella che vi ho già detto, il poker del Fabriano Cerreto ai danni della Biagio Nazzaro, una sola vittoria in trasferta, quella del Grottamare sul campo della Forza Impronese, un solo 0-0, quello tra Trodica e Tolentino. Diamo lettura brevissima, anche perché è cortissima, la classifica dei cannonieri alla seconda giornata di campionato: 2 gol a testa per 5 giocatori, ovvero per Sacchi dell'Urbania, Francioni del Fabriano Cerreto, Garbù del Loreto, Paoli dell'Atletico Gallo col Bordolo, ne ha segnati 2 la scorsa settimana su calcio di rigore, e Tozzi Borsoi della Civitanovese. Continua il calciomercato di categoria in categoria. L'Ancona sotto traccia cerca ancora un attaccante. Scendiamo in Serie D. Esodo in uscita dalla Vispesaro, perché non fanno più parte della Vispesaro De Iulis, l'attaccante passato alla matricola Serpentara, quella per intenderci che ha disputato la finale playoff contro il Monticelli. Sono andati poi via Fabio Rosati, erano già andati via Vajerani, e si aggiungono a questi giocatori in uscita dalla Vispesaro anche Rossini, Letizzi, Pangrazzi, Baldini, Scatassa, Tombari, Bottazzo e infine Pensalfine, e ci fa anche rima. Però un ritorno nella città dei rossiniani, ovvero Ridolfi, che può dare veramente il suo grande contributo nell'attesa di vedere ciò che succederà per lui. Scendiamo in eccellenza. Poker di gol incassati dalla Biagio Nazzaro, ma anche poker di acquisti in settimana. Aveva già tesserato la Biagio Nazzaro il portiere Tavoni lo scorso anno nella Jesina, quest'anno era svincolato, si allenava con l'Ancona, ha già giocato domenica scorsa. Hanno preso anche la Biagio Nazzaro, ha preso Simone Cavaliere, che ce lo ricordiamo lo scorso anno a Castelfidardo, inoltre Davide Carloni, classe 96, in arrivo dal Fano, e addirittura l'argentino Nicolas Jelikanin, attaccante 19 anni del ex Huracan, dalle giovanili del Chievo Verona. Un ritorno a Montegiorgio, Fabi Cannella torna proprio nella squadra rosso-blu dopo aver iniziato la preparazione del campionato con la matricola Monticelli. Allora, per quanto riguarda l'eccellenza, più o meno abbiamo fatto un quadro abbastanza preciso della giornata odierna e anche dei movimenti di calciomercato, sia in eccellenza sia in altre categorie, anche perché sapete benissimo che per quanto riguarda gli svincolati ancora il mercato continua e continuerà almeno fino a dicembre. Detto questo, Andrea Diamanti, Luca Scutra, grazie di essere qua con noi, perché rappresentate la Civitanovese, Civitanova rappresentate anche, una città con una tifoseria calda, con un seguito numeroso che ci chiedono spesso di voi. Insomma, intanto facciamo un passo indietro, Andrea. Quest'estate batti e ribatti, tira e molla, dovevate giocare in Serie D, una Serie D che avevate mantenuto sul campo la scorsa stagione, e poi il tracollo, vi ritrovate in eccellenza. Cosa è successo lo sappiamo, ma come ha assorbito il colpo la città, la nuova società e soprattutto la tifoseria e anche voi giocatori? Sicuramente è stata una botta per tutti quanti. Diciamo che la società si è mossa benissimo sul mercato, perché aveva allestito una squadra di prim'ordine per la Serie D. E poi c'è stata questa sorpresa per tutti, perché gli ultimi giorni, quando tutto sembrava fatto, è venuta fuori questa mazzata. Fortunatamente la società è riuscita a convincere tutti quanti i giocatori a rimanere,
La più delusa, diciamo, è la tifoseria, che è rimasta spiazzata per il colpo. Adesso, piano piano, noi cercheremo di riconquistarla. Senti, oggi infatti ci si aspettava magari un po' di più di spettatori. Era l'esordio casalingo al polisportivo della nuova squadra, della nuova società. Siete rimasti delusi? Vi aspettavate più pubblico? O forse la categoria ancora incide un po'? No, delusi no, perché alla fine abbiamo sempre un pubblico importante che ci spinge. Dispiace perché, prima di tutto per la società, perché finalmente Civitanova ha una società civitanovese, quindi la piazza dovrebbe assorbirla meglio questa, diciamo, eccellenza. Però è chiaro che la categoria d'impatto non dà queste sensazioni. Come questo grande appeal. Però, ecco, con i risultati magari, piano piano, riusciremo a riportare tutto. Senti, a me ha stupito molto che proprio dopo l'iscrizione, insomma, della squadra in eccellenza, dopo aver quasi ancora costruito la squadra per la Serie D, poi parecchi giocatori sono rimasti, Ambrosini, Tozzi Borsoi, Perunullo, Carteri. Non ti ha stupito anche a te? E soprattutto perché sono rimasti nonostante una categoria in meno? No, più che stupito sono stato contento, perché alla fine, sai, quando inizi con un gruppo si crea subito una certa armonia tra compagni, dopo non è neanche semplice abbandonare una squadra così. Capisco che molti ragazzi potevano avere, diciamo, mercato migliore, categorie superiori, però Civitanova è sempre una piazza importante. Si va a affrontare un campionato di vertice, alla fine fa piacere a tutti. Ma è probabile anche che siano rimasti perché c'è un progetto vincente per questa stagione e probabilmente perché c'è anche una società solida, o no? Questo sicuramente. La società ha dimostrato, già nel confermare tutti i ragazzi, che ha intenzioni buone. Questo sicuramente, che ha intenzioni buone. Anzi, a proposito, che non lo conoscono tutti. Che tipo è Mario Cerolini, il direttore generale? Quello che è un po' è riuscito a fare da collante tra tutti i giocatori, a prendere questi giocatori e probabilmente forse anche a invitarli e a convincerli, a persuaderli di rimanere nonostante l'eccellenza. Sicuramente Mario è una brava persona che ha saputo convincere tutti quanti. Io Mario c'ho un rapporto, lo conosco da quando eravamo bambini, lui era un talento, diciamo, del calcio. Ah, giocava anche Mario Cerolini? Mario era considerato un talento, fatto giovanile al Milan, mi sembra, era un buon giocatore. Era più bravo di te? Molto. Sì? No, lui era un fantasista, io... Un ruvido difensore. No, però credo che con i ragazzi, vedo che con tutti ha un buonissimo rapporto, quindi credo che ha saputo spendere parole giuste. Allora, invece, passiamo a Lucas Cutra. Non tutti lo conoscono, chiaramente la squadra, i dirigenti della Civitanovese sì, lo conoscono, soprattutto Mario Cerolini, che immagino ti abbia voluto per dare un tocco in più al centrocampo della Civitanovese. Ancora non si è potuto scendere in campo. Ricordo che Lucas Cutra, lo dice anche il nome, è originario della Repubblica Ceca, la città natale è Zlin, anche se non lo pronuncio benissimo, però ha già esperienze nel campionato della Repubblica Ceca, non solo in Serie B, squadra da cui proviene, categoria da cui proviene, ma anche nella massima serie, perché credo hai giocato anche nello Sparta Praga o giù di lì, vero? Sì, è vero, ma poi Slovan Bratislava è una squadra forte, penso c'è uno campionato, è molto diverso come ho visto oggi la categoria che gioca Civitanovese, quindi... Senti, ma è possibile che tu qualche anno fa militavi sempre nelle Marche, nell'Ascoli? Sempre nelle Marche, che significa? Io non ho capito bene. Cioè, stavi nell'Ascoli qualche anno fa? Sì. Giocavi nell'Ascoli? Ho solo qualche partita come a me chi vuole, come non ufficiale. Sì. Perché io stavo aspettando per mia registrazione, quindi come così. Quindi anche adesso che sei alle Civitanovese ancora non sei sceso in campo per, credo, problemi burocratici, manca ancora il transfer. Sì, giusto. Quando arriverà questo transfer? Non so,
credo che la settimana prossima io posso giocare, ma vedremo che succederà. Senti, da quanto tempo sei a Civitanova? Poco? Una settimana. Che adesso. Idea ti sei fatto della squadra, della Civitanovese? Che idea, com'è? Com'è? È una squadra forte secondo te? E secondo me per la categoria è fortissima squadra. Eppure il mister è bravo, quindi penso che dobbiamo vincere. Senti, ti preavviso che tu giochi a centrocampo, comunque sì. Non ti sentirai solo anche se sei così giovane, anche perché c'è un vecchio marpione, ma io lo dico facendogli un complimento, come Davide Carteri, che peraltro oggi ha segnato, un giocatore che ha giocato anche in Serie B, quindi avrai un compagno di reparto ottimo che ti guiderà. Senti, quindi tu sei della Repubblica Ceca, immagino, quindi immagino che il tuo idolo possa essere un certo Kučka, che adesso gioca nel Milan. Kučka sì, o mio idolo è come Pavel Nedved. Pavel Nedved, perché? Insomma, pensi in grande e questo è molto positivo. Sì, sì. Allora, Sara. Sì, mi rivolgo ovviamente al capitano, alla colonna della Civitanovese. Quando tutti pensavano che la Civitanovese avrebbe fatto la Serie D, poi invece è arrivata la notizia praticamente a tavolino, diciamo, è stato deciso che la Civitanovese avrebbe giocato in eccellenza. Come è stata assorbita questa notizia dalla squadra? Perché ormai la squadra si stava allenando e comunque era stata costruita per un campionato ben più difficile. Io all'inizio non ero, diciamo, subito con la squadra, quindi non c'ero quando è arrivata la notizia, però da quello che ho capito all'inizio non è stata presa benissimo, poi piano piano con il passare dei giorni, come ripeto, la società è stata brava a tranquillizzare i giocatori, magari anche a convincerli, perché qualcuno subito era un po' titubante, poi piano piano col passare del tempo si è presa una decisione, diciamo, di comune accordo tutti quanti. E abbiamo preferito rimanere tutti. C'è la convinzione comunque di riuscire a farcela. Sulla carta tutti danno ovviamente la Civitanovese per favorita, anche se l'eccellenza poi non è mai un campionato così scontato, no? No, tutti la danno per favorita, perché alla fine magari fa anche, diciamo, tolgono qualche pressione, però non ci possiamo nascondere dietro a un dito. La Civitanovese è attrezzata per far bene. Ci sono diverse squadre attrezzate, però la Civitanovese ha qualcosa in più rispetto alle altre, però dire da qui a che siamo una mazza campionato ce ne passa. Chi può competere con voi? Ma io credo il Fabriano, il Porto d'Ascoli, anche la stessa Piazza Nazaro che ha fatto gli acquisti in settimana, il Troica non mi dispiace, le squadre attrezzate secondo me ce ne sono. Va bene, andiamo avanti con i filmati, è il momento di Isernia Fano, 0-0, poi siamo di nuovo qua. L'Isernia torna a Lancellotto e blocca la corsa della capolista Fano con una prova di carattere senza mai rinunciare al gioco. Un pareggio prezioso per i biancocelesti che con un po' più di precisione avrebbero potuto portare a casa l'intera posta in palio. Votta di Moliterno e il fischietto chiamato a dirigere l'atteso incontro. De Bellis, mister dei locali, sistema la punta Cantoro esterno. Partono meglio gli ospiti. Gucci, lanciato in contropiede, supera Maggi, ma la sua posizione è irregolare, tutto da rifare. I marchigiani insistono, non è preciso dentro l'area il centrocampista Borrelli, che al volo non trova l'angolo basso. Fanno ancora in avanti, sfruttando la torre Gucci. Ci pensa Maggi a sottrargli il pallone al limite dei 16 metri. I pentri si vedono nel finale, Panico non riesce a sfruttare al meglio il buco dei centrali fanesi, sul più bello sbaglia il controllo e regala la sfera a Ginestra. La ripresa vede i locali giocarsela a viso aperto, senza remore, Panico schiaccia di testa senza inquadrare la porta sul cross dalla tre quarti di Mingione. Lo stesso capitano esalta le doti acrobatiche dell'esperto Ginestra qualche minuto più tardi. La furia dei padroni di casa si esaurisce a metà tempo, sempre con Panico che da pochi passi non riesce a concretizzare in rete la ghiotta opportunità. Salvano i difensori ospiti facendo muro dinanzi a Ginestra.
Il fanno di Alessandrini si rivede verso i titoli di coda. Prima è l'ex Siviglia al momento decisivo ad essere anticipato dal ritorno di Ruggeri in area isernina. Infine il destro in diagonale all'interno dell'area del giovane Favo non trova la porta di Maggi. Pari e patta a Lancellotta, il risultato non si schioda e resta quello di partenza. Eccoci di nuovo in onda dopo il servizio Isernia-Fano 0-0. Poteva essere la vittoria dei record per il Fano, mai una partenza così lanciata se avesse vinto, invece purtroppo 0-0 contro un'ostica Isernia. Sara, ci sono messaggi? Sì, continuano ad arrivare tanti messaggi sulla nostra pagina Facebook, ricordo le Marche nel pallone. Pier Giorgio Lupini dice: se la Civitanovese deve vincere il campionato deve fare più rispetto a quanto visto oggi, troppi gol facili non fatti, con gli avversari di oggi si poteva vincere 10-0. Ecco, è davvero così? No, vincere già è difficile di suo, figuriamoci 10-0. No, magari oggi uno, dopo due minuti, tre minuti eravamo in vantaggio, poteva immaginare una vittoria facile, invece abbiamo lasciato troppo il pallino in mano all'Alveregina. Non abbiamo corso grossi rischi, però non abbiamo dato mai una sensazione di squadra forte. Dopo il secondo tempo abbiamo raddoppiato subito, poi abbiamo gestito molto bene la partita. Oh, intanto notizia di servizio, ci viene richiesto da più parti il servizio Jesina-Campobasso, è il prossimo, quindi è in fase di finalizzazione in sostanza, quindi tra poco lo vedremo. Allora, dicevamo della partita di oggi contro l'Alveregina. Alveregina comunque è una neopromossa assoluta, una debuttante assoluta, avremo anche il servizio tra Civitanovese ed Alveregina, però ancora cosa manca alla Civitanovese? Insomma, l'amalgama fondamentalmente, la conoscenza, l'aspetto atletico, che cosa manca? Manca che siamo 20 giocatori nuovi, ci conosciamo da 2 mesi, ci alleniamo molto bene, per carità, ma oltre che ci conosciamo poco, bisogna anche ricordare che molti di questi giocatori non hanno mai fatto l'eccellenza, fortunatamente per loro. Certo. Quindi devono calarsi nella categoria. Non voglio dire calarsi, magari in eccellenza magari c'è più agonismo di quando ce ne sta in Serie D, quindi qualcuno o in Lega Pro, come diversi giocatori hanno fatto, e allora potrebbe esserci il rischio supponenza, nel senso di svalutare l'avversario, dato che da parte nostra no, assolutamente, siamo persone, uomini che stanno sul pezzo tutti i giorni, sappiamo che ci saranno delle difficoltà, quindi non sottovalutiamo nessuno. Senti, ma tu sei arrivato dopo alla Civitanovese, dove avevi cominciato la stagione? Alla Folgore? Ho iniziato alla Folgore. Dopo però cosa è successo? Il richiamo di casa è sempre il richiamo di casa. Cioè il vecchio cuore rosso blu è cominciato a battere, a pulsare forte. Sempre. Quello pulsa sempre, dopo quando c'è stato il richiamo non ho esitato un attimo. Senti, hai parlato, ci alleniamo bene, quante volte vi allenate in settimana? Poche? Un paio? Troppo, mister. Come troppe? No, ci alleniamo sempre, tutti i giorni. Come tutti i giorni? Tutti i giorni, domani no, lunedì no. Cioè 6 giorni su 7? Sì. Poi compensiamo col mercoledì che ne facciamo 2, quindi... Ah, quindi vabbè, un giorno libero ce l'avete, insomma. Che allenatore è Marco Schenardi? Perché finora lo conoscevamo come allenatore di squadre dell'Umbria, no? Sporting Terni, la Voluntas Spoleto. Che effetto ti ha fatto? No, sinceramente fa piacere conoscere prima di tutto una persona che ha fatto calcio vero ad alti livelli. Poi ti accorgi che magari... Anche... Questo cosa significa? Che vi insegna i trucchi del mestiere? No, diciamo che ci sono giocatori che i trucchi li conoscono, però lui è una persona molto intelligente, secondo me, sa trattare col giocatore, sa quando è il momento di bastonarlo, il momento di dare la carezza. È una persona che è molto pratica, che secondo me gestisce molto bene il gruppo e allena molto bene la squadra. Quindi 6 allenamenti a settimana in eccellenza, che già... potrebbe sembrare uno sproposito, peraltro rispetto ad altre realtà, cioè quindi non solo siete forti ma vi allenate tutti i giorni, volete stravincere, non vincere. No, non vogliamo vincere, stravincere solamente, non vincere. Non vogliamo vincere.
Senti, un trio delle meraviglie davanti, dai, parliamo di cose concrete. Peronullo, che io non conoscevo, però gran giocatore visto oggi, un destro formidabile, dribbling contro dribbling. A sinistra invece Ambrosini, lo conosciamo bene. Al centro Tozzi Borsoi, che quando ritornerà in forma fisica perfetta potrebbe garantire e promette caterve di gol. Stiamo parlando di tre giocatori che non hanno bisogno di grosse presentazioni, cioè giocatori di categorie diverse. Ecco, magari l'esempio di prima, che magari Tozzi Borsoi l'ha fatta a San Benedetto per un anno solo, ma gli altri due hanno bisogno di più tempo magari per conoscere al meglio la categoria, e credo che quando riusciranno a conoscere, diciamo, pregi e difetti della categoria, diventeranno devastanti tutti e due. Lucas, che differenza c'è tra il calcio che si gioca in Repubblica Ceca e quello in Italia? C'è molto tattica. Molta tattica sì, dove sì. In Italia? Sì, sì. Cioè in Repubblica Ceca giocate più liberamente? È come così, perché nella Repubblica Ceca è più come lotta, no? Come lottare. E qui è molto... Qui il calcio come molto tattica, no? Come, cioè, bisogna sapere bene le posizioni in campo, sì, mantenerle, sì, e i movimenti così da fare. Sara. Continuiamo ancora con i messaggi. Carlo Scibè ci scrive: il Materica dopo 2 o 3 anni di grande calcio si sta sgonfiando, i cicli finiscono. Ancora tifoso rosso-blu. Diamanti è un leone, anche se vecchio, ma ha sempre fame. Quindi c'è un vecchio leone, ma è ancora affamato. Ah, ridi perché già hai capito, sì, chi ha mandato l'SMS. Sì, sì. Quando arriva il servizio sulla Jesina abbiamo detto che sarà proprio il prossimo servizio. L'ultimo messaggio riguarda proprio mister Schenardi, che ovviamente ci scrive: il tifoso della Civitanovese è un lusso per l'eccellenza. Quali sono le differenze con altri mister che hai avuto? Ma sai, ognuno ha la propria idea, quindi magari già sbagliato paragonarli, però di Schenardi quello che apprezzo molto è che gli allenamenti sono molto intensi, più brevi di altri allenatori che ho avuto, che magari stanno sul campo per 2 ore. Cioè più brevi nel senso, quanto dura? Un'ora e mezzo, 1:40, noi facciamo tutto. Ah, rapidi! Però personalmente, per esperienza, dico che facciamo gli allenamenti molto, molto intensi, con cura molto più la qualità che la quantità. Anche sotto il profilo atletico? Anche sotto il profilo atletico. Quindi che correte 5 minuti ma correte a 100 all'ora? C'è poche pause, diciamo. Ah. Magari capita che con altri allenatori, per carità, io rispetto l'idea di tutti, però con lui c'è molte meno pause e più qualità nel lavoro. Va bene, andiamo avanti. Jesina Campobasso 0-3, purtroppo per la Jesina e fortunatamente per il Campobasso. Vediamo il servizio e poi siamo di nuovo qua. Seconda sconfitta consecutiva per 3-0 per una Jesina in crisi nera di prestazioni, risultati e nei rapporti con il proprio pubblico. Curva deserta al Carotti per la sfida con il Campobasso e la decisione degli ultras in protesta con la società. Nel settore vuoto campeggia il messaggio: niente rispetto, niente biglietto. A fine gara, faccia a faccia fra la squadra e il pubblico rientrato nella curva. Soltanto il Campobasso in campo nella sfida del Carotti, è così sin dai primi minuti. Al secondo Alessandro trova il colpo di testa a centro area su corner, sul secondo palo Bucchi non arriva alla deviazione. Un minuto dopo ancora per il Campobasso, di nuovo Bucchi recupera palla e va al tiro dalla distanza, palla che termina al lato. Al 14esimo, sempre per i molisani, ci prova da fuori Censori, palla che non inquadra lo specchio della porta. Al 15esimo Cecchini deve chiudere sull'ennesima incursione a destra di Alessandro, palla che schizza in aria dove ci prova in corsa Censori, ma Frulla respinge. Gli ospiti passano meritatamente in vantaggio al 18esimo minuto, palla messa in aria da Boldrini e fin troppo semplice il colpo di testa all'indietro di Bucchi che sorprende tutti, difesa Leoncella schierata e Cecchini 0-1. Tramortita, la Jesina prova a mettere la testa nella metà campo ospite, ma ci mette 20 minuti prima di riuscire a mordere. Al 38esimo però il pericolo portato alla porta molisana è concreto. Inserimento in aria e stoccata di Cardinali, palla che timbra il palo. Sulla respinta Sampolesi in corsa, calcia debole, Capuano controlla. Al 42esimo ci prova Sartori per la Jesina.
punizione con palla che termina di poco al lato. Poco dopo guizzo di Kevin Trudo, ma una volta di fronte a Capuano, pallonetto cercato troppo debolmente, il portiere ospite controlla senza problemi. Al rientro in campo il Campobasso si fa pericoloso al 53esimo e impatta il conto dei Legni. Stavolta il palo ferma la conclusione di Bucchi che, servito in area da Aquino, si gira e per poco non fulmina Cecchini. Per la Jesina Cesaroni su punizione ci prova dai 20 metri al 57esimo, palla alta. Lo 0-2 del Campobasso arriva al 60esimo, Aquino inventa il bolide dai 25 metri, palla a fil di palo con Cecchini in ritardo e i molisani esultano di nuovo. La Jesina si vede al 66esimo con l'incursione in area di San Paolesi su cui para Capuano. Al 68esimo proteste Leoncelle, San Paolesi cinturato e a terra in area di rigore dei molisani, ma per l'arbitro è tutto regolare e si prosegue. Al 70esimo Trudo fa tutto da solo, arriva in area ma conclude al lato. Al 74esimo ancora Jesina, Cardinali ci prova da fuori, Capuano respinge e Pierandrei è in fuorigioco. All'80esimo i molisani servono il tris, corner di Alessandro, Di Pasquale batte tutti in area di rigore e insacca di testa. Carnevali, subentrato nel finale, ci prova con la forza della disperazione, ma Capuano alza in corner sul suo tiro dall'area di rigore all'83esimo. Ultima occasione di marca a Campobasso, ma all'89esimo Cecchini nega ad Alessandro, in fuga davanti a lui, la quarta rete. L'effetto sicuramente non è dei migliori, perché nessuno si augurava, insomma, di essere ultimi in classifica. Però questo è il verdetto. Io paradossalmente posso rimproverare poco alla squadra, perché secondo me abbiamo fatto il massimo che potevamo. Fa male prendere 3 gol, perché comunque mercoledì 3 gol, oggi 3 gol. Però per chi ha visto la partita, cioè, quando crei contro una squadra come il Campobasso 4-5 palle gol, un palo, io di più non potevo chiedere, ragazzi. L'unica cosa, ecco, che potevo chiedere è stare un pelino più attenti in quelle situazioni dove abbiamo preso i gol, perché comunque 2 gol su cross, dovevamo stare un pochino più attenti lì. Però ripeto, abbiamo cercato di giocare, abbiamo messo in difficoltà diverse volte la loro squadra, quindi ripeto, più di questo secondo me oggi non è, contro questo, con questa squadra non potevamo farlo. Allora Andrea, facciamo un attimo una disamina del campionato. Intanto quest'anno, a parte la Civitanovese, non mi sembra che ci siano altri ammazza campionato, o invece sì? Nemmeno lo scorso anno c'era. Nemmeno lo scorso anno, no. Infatti lo scorso... Quest'anno però sì, perché c'è la Civitanovese. Diciamo, oramai la Civitanovese c'ha questo nome. Però diciamo che, ripeto, Fabriano è stato allestito molto, certo, bene. La Biagio Nazaro, idem. Il Porto d'Ascoli, secondo me, è un organico importante. Il Trodica è allestito bene. Chiaro che la Civitanovese ha qualcosa in più, inutile nasconderlo, però... Ammazza campionato ancora non bisogna dimostrarlo. Quale può essere l'arma per vincere il campionato? Tu che sei esperto di questo campionato, l'arma conta di più in eccellenza? Secondo me è l'umiltà che abbiamo nell'affrontare gli allenamenti e le partite, senza sottovalutare niente e nessuno. Poi un'arma che rispolveremo più avanti sarà il pubblico. Quello tu ci conti? Quello ci conto, perché secondo me è... Non per presunzione, ma nessuno può avere un pubblico come Civitanova. Adesso, quando passerà questo periodo di delusione, la squadra torna. Nessuno pubblico... in assoluto o nessuno in eccellenza? No, in eccellenza, nessuno in eccellenza. Quando tornerà, speriamo, con i risultati, di far tornare il pubblico numeroso, sia in casa che in trasferta. Però siete consapevoli che avrete davanti sempre squadre che giocheranno col coltello tra i denti per fare la partita della vita, farvi lo sgambetto e andare sul giornale? Noi lo sappiamo, ma come ho detto prima a lei, noi non sottovalutiamo niente, perché noi ci prepariamo tutta la settimana, facciamo 6 allenamenti e parliamo tutti i giorni di questo, che ogni domenica sarà durissima, sarà una battaglia da affrontare con lo spirito giusto, e per adesso abbiamo dimostrato.
Lo spirito giusto ce l'ha avuto anche il Loreto, che ha battuto a domicilio il Porto d'Ascoli 1-0, rigore di Garbuglia. Ho già detto prima che a Loreto l'eccellenza mancava dal primo dopoguerra, quindi anzi dal secondo dopoguerra chiaramente. E ci vediamo in servizio, poi siamo di nuovo qua. L'anticipo della seconda giornata del campionato di eccellenza ha proposto Loreto Porto d'Ascoli al comunale di Loreto. Confronto che arriva dopo un primo turno nel segno della positività per le due squadre. I piceni hanno battuto al Cerrocchi la neopromossa pergolese. Il Loreto ha pareggiato sul difficilissimo terreno dell'Urbania. Una vittoria che regala il primato in classifica per una notte per il team biancoverde, del quale mister Moriconi dice... Francesco Moriconi, primatisti anche se per una notte. Ma sì, adesso questo conta relativamente. Quello che conta è che noi in campo oggi eravamo molto rimaneggiati perché non avevamo Moriconi, non avevamo Ristero, non avevamo Angeletti, Falleroni, i quattro centrocampisti nostri. E a un certo punto erano in campo 2.97, 2.98, questo tanto per dirla come giochiamo noi. E nonostante questo abbiamo fatto una grande partita sotto l'aspetto del temperamento e ovvio sotto l'aspetto del gioco abbiamo lasciato un po' a desiderare perché non abbiamo centrocampisti titolari, però abbiamo lottato su tutte le palle e penso che abbiamo portato via una vittoria meritatissima. Pronta la replica di Stefano Filippini, tecnico dei piceni. Sì, sì, no, non siamo riusciti a prendere il ritmo partita. Una giornata no, che ci può stare, meglio che capita da subito. Quindi lavoreremo, ma lo sapevamo che dobbiamo lavorare, è una squadra quasi completamente nuova, quindi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Gli obiettivi? Rimangono gli stessi, fa un buon campionato. Due squadre in salute, pronte a darsi battaglia di fronte ad un pubblico che ha sostenuto i protagonisti per l'intero arco dell'incontro. Al pronti via padroni di casa che provano ad attaccare, all'ottavo punizione di Matteo Camilletti, la difesa ospite spedisce la sfera in calcio d'angolo. Al quattordicesimo Loreto vicino al gol con il bomber Garbuglia. Porto d'Ascoli si copre con sufficiente scaltrezza tattica, alla mezz'ora ci prova che dirà un baby classe 98 tutto da seguire, dispone di qualità tecniche molto interessanti ed un fisico decisamente importante per il ruolo che ricopre. Con il passare dei minuti Porto d'Ascoli esce dal suo guscio, ma non crea problemi alla retroguardia del Loreto. Alla 39esimo l'arbitro concede un calcio di rigore in favore del Loreto per un fallo di mano di Leopardi. Non tutti sono d'accordo. Garbuglia trasforma in modo impeccabile. Il bomber, sostituito all'intervallo per un malanno improvviso, subito rientrato, con il baby scoppa. Nel finale della prima frazione di gioco Rosa brucia una ghiotta opportunità per pareggiare il conto. In avvio di ripresa al secondo Tedeschi prova con un cross dalla destra a pallinare alla difesa di casa, non si fa sorprendere. All'ottavo scatta il giallo per il bomber Rosa che al 21esimo lascia per far posto al baby bomber Cingolani, ex Porto Sant'Elpidio, ma non incide. Insiste Porto d'Ascoli trascinato dall'eccellente Bolzan. Intorno alla mezz'ora, intuiti i pericoli, mister Moriconi manda in campo Ciminari per contenere al meglio la spinta offensiva del Porto d'Ascoli. Alla 35esimo lascia Grottini per infortunio, al suo posto ecco Scriboni. Ultima opportunità per pareggiare da parte dei piceni, si presenta al 40esimo quando Bolzan, il migliore del Porto d'Ascoli, cerca di infilare Tomba che risponde da campione, negando il gol, salvando una vittoria preziosa per il neopromosso Loreto. Perché il cambio di Garbuglia? Garbuglia si è sentito male tra il primo e il secondo tempo, ha accusato delle vertigini, un po' di vomito e ci ha costretto ad affrontare il secondo tempo con il nostro 98 che se l'ha cavata molto bene. Quale obiettivo per questo Loreto? Ma noi non abbiamo obiettivi, noi dobbiamo salvarci, è chiaro che adesso magari le prime partite andiamo sulle ali d'entusiasmo, le cose ci vanno bene. Seguitiamo sulla falsa riga dello scorso anno dove nelle ultime 23 partite ne abbiamo perso una sola, però il difficile adesso arriva, quindi noi dobbiamo salvarci. .22:50, eccoci di nuovo in onda, le Marche nel pallone, siamo ancora con gli amici della Civitanovese, Andrea Diamanti alla mia sinistra e ancora più là, alla sinistra di Andrea Diamanti, c'è Lucas Cutra. Allora Lucas, domanda a bruciapelo,
L'arrivo a Civitanova per te è un punto di arrivo o un trampolino di lancio verso categorie più alte? Sì, come così, volevo andare un grande salto dopo con Civitanova se o vedremo a fine campionato. Senti, ma il tuo sogno è giocare nella nazionale della Repubblica Ceca? Sì, pure. Pensi di riuscirci, che ci riuscirai? Sì. Sì, beh, in bocca al lupo. L'importante è essere convinti e determinati nella vita. Allora, Andrea, intanto due notizie, le saprai sicuramente, ma lo rinfresco sia a te sia ai nostri telespettatori e anche a me stesso. A zero gol subiti in questo campionato, in queste prime due partite, c'è la Civitanovese e anche il Grottammare, che guarda caso sono le due squadre che sono in testa alla classifica. Però l'attacco migliore non ce l'ha nessuna di queste due squadre, ce l'ha bensì il Fabriano Cerreto, che è già a quota 5 gol. Domenica prossima ci sono un sacco di partite interessanti, ad esempio voi andrete nella Tana dell'Urbania, quindi andrete proprio nell'Alto Montefeltro, sarà una partita durissima, te lo dico subito, però abbiamo anche Porto d'Ascoli-Trodica, il derby anconetano, anche se adesso c'è anche il Loreto, ovvero Biagio Nazaro-Vigor, poi Elvia Recina-Fabriano Cerreto e anche un altro derby della provincia di Macerata, ovvero Corridonia-Tolentino. Che pronostico puoi fare, soprattutto in riferimento alla partita della Civitanovese a Urbania? Sarà una battaglia, c'è Luca Sacchi, già due gol. No, c'è anche Pagliardini, no, sicuramente Urbania è sempre un campo ostico. Anche Pagliardini, giusto, è vero. Sembra un ambiente un po' così, un po' caldo, un po' campo piccolo, sicuramente sarà una partita difficile. Senti, ti stupisce che il Grottammare è a pari merito con voi? Vabbè che sono solamente due giornate, però chi bene incomincia? Grottammare credo che ha mantenuto l'organico da diversi anni. Ha una squadra molto giovane, ha cambiato allenatore, c'è Roberto Vagnoni che allenava il Monte in Abruzzo. Io credo che è la squadra che da più anni che fa l'eccellenza. Sì. Quindi è una squadra credo che sia, in realtà credo che sia la Biagio Nazaro quella che abbia più anni consecutivi in eccellenza, però quella che maggiormente come numero di anni complessivi in eccellenza ne abbia di più, credo che ne abbia di più addirittura il Monte Giorgio. No, comunque è sempre un campi difficili, sono squadre agguerrite, difficile portare via punti da Grottammare. Senti, ma la Civitanovese avrà qualche punto debole, no? La difesa? No. La difesa perché c'è Andrea Diamanti? No, punti deboli, non posso fare la spia in televisione. Beh, vabbè, dopo piano piano verranno fuori. No, insomma. Sicuramente qualche difetto ce l'abbiamo, ma come ripeto, lavoriamo per migliorare tutti i giorni. Senti, secondo me adesso siamo veramente all'inizio, solamente due partite, anche squadre davvero come la Biagio Nazaro, ad esempio, che è ancora a zero, il Corridonia, che ricordava il vostro allenatore, che prima di essere sconfitta da voi quest'anno in campionato, erano tantissimi mesi che non veniva sconfitta a domicilio, ecco, se non ero. C'è tutto il tempo per recuperare, piano piano verrà fuori anche il Tolentino. In sostanza, ecco, quando secondo te si incomincerà a sgranare veramente la classifica? In che mese? Ma io credo che il girone di andata, dopo il girone di andata... Così lontano? Sì, secondo me sì, perché è un campionato equilibrato. Anche oggi dimostra il fatto che ci sono stati diversi pareggi. Quindi anche la Civitanovese prima della fine del girone d'andata non decollerà? Lo dici per scaramanzia? Non decollerà. Speriamo che decolli, però non sarà così facile come tutti dicono. Dimostra il fatto che oggi sono stati 12 gol, 4 su una partita, partite equilibrate, tirate. Senti, cosa c'è di bello secondo te in questa edizione 2015-2016 del campionato di eccellenza? Perché uno spettatore dovrebbe venire allo stadio e venire a vedere una partita di eccellenza? Questo non lo so. No, non è... Diciamo, il campionato negli ultimi anni non offre grandissimo spettacolo, come magari gli anni precedenti dove c'erano squadre più attrezzate. Però rimane sempre un campionato, diciamo, combattuto. Il bello, come l'anno scorso, all'ultima giornata... Si arriva a vincere, cioè è un campionato sempre tirato, equilibrato, però diciamo che non eccelle più in qualità.
Senti, conosci tantissimi giocatori, anche perché sei un giocatore esperto. Qual è, tu che sei un difensore, l'uomo veramente che in eccellenza può fare la differenza in qualche squadra, diversa dalla Civitanovese? Diversa dalla Civitanovese, dico che c'è Francioni, del Fabriano, che uno che i gol li farà, li fa sempre. Poi secondo me un acquisto importante l'ha fatto il Porto Ascoli con Bolzan, giocatore che io vorrei Marcos Bolzan, il fratello di Dario, allenatore del giocatore che io giocavo insieme a Civitanova tre anni fa, un ragazzo di carattere, mi piace, un giocatore che personalmente piace molto. Senti, qualche giovane lo conosci? Qualcuno che può davvero emergere? Diciamo che ai giovani ne conosco pochi. Io guardo molto, diciamo, i nostri. I nostri, secondo me, ne abbiamo due o tre validi. Non voglio fare nomi perché dopo magari qualcuno si picca. Però i giovani nostri, diciamo che sono all'altezza e hanno voglia di lavorare e di emergere. Sara? Sì, diamo uno sguardo anche al campionato di Serie D, perché come dicevi comunque questa notizia dell'eccellenza è arrivata un po' all'ultimo, come dicevamo, è arrivata un po' all'ultimo minuto. Guardando la Serie D, che idea ti sei fatto di questo torneo? Ci sono tante novità, ci sono delle matricole, c'è una squadra come il Fano che comunque si è consolidata, ha mantenuto pressoché il gruppo dello scorso anno. Diciamo che la Serie D è un campionato tosto. Sono squadre forti, con giocatori forti. Le marchigiane, secondo me, tolte la Folgore, il Castelfidardo e la Vispesaro, che lotteranno fino alla fine per la salvezza, hanno organici importanti. Però il Fano, come hai detto tu, ha mantenuto l'organico dello scorso anno e credo che farà un campionato di vertice. Metti anche la Folgore tra le squadre che deve lottare per la salvezza? No, lottare per la salvezza, che magari avrà dei problemi. Sicuramente rispetto al Fano, rispetto alla Samba, alla Fermana, Matelica, faranno dei campionati diversi. Senti, ma il Monticelli così in alto e la Jesina così in basso, te le aspettavi? Della Jesina conosco poco, sinceramente. Il Monticelli, ci abbiamo fatto un amichevole quest'estate, è una squadra che corre. Stesso gruppo da 2-3 anni. Buona organizzazione, grosso entusiasmo, ma l'entusiasmo ti porta a fare delle cose che magari non credi minimamente di poter fare. A rendere il 110%, era un derby inedito, ma era pur sempre un derby tra Civitanova e Macerata, anche se era l'Elvia Recina. Ci vediamo il servizio civitanovese Elvia Recina, poi siamo di nuovo qua. Va alla Civitanovese, non senza sofferenze, l'inedito derby d'eccellenza contro l'Elvia Recina. Pensate, fino allo scorso anno i primi militavano in Serie D, i secondi in promozione, fanno due categorie di differenza. Oggi, tra fallimento della vecchia società di casa e vittoria del campionato degli ospiti, si trovano una di fronte all'altra nello stesso torneo. Seppur in mancanza dei rivali storici della Maceratese, è un derby comunque fascinoso tra Civitanova ed Elvia Recina di Villa Potenza, frazione di Macerata. Esordio nel massimo torneo regionale davanti ai propri tifosi per la rinnovatissima Civitanovese. Non tantissimi gli appassionati rossoblù accorsi al polisportivo, spinti da amore, da passione, ma anche dall'idea che questa è la stagione del Repulisti, l'anno zero da cui ripartire in maniera sana e solida per spiccare il volo e tornare nel posto in cui avevamo lasciato i rossoblù un anno fa, ovvero la Serie D. A tal proposito i fratelli Cerolini, a capo del sodalizio rossoblù, non hanno badato al portafoglio e hanno costruito uno squadrone per vincere a mani basse e velocemente l'eccellenza. L'Elvia Recina è matricola del torneo e anche debuttante assoluta in eccellenza. Gli arancioni hanno esordito sabato scorso pareggiando 1-1 contro il Trodica e giocano senza assilli, con la consapevolezza dei propri mezzi e senza troppi timori reverenziali. E c'è mancato poco che gli arancioni, oggi in tenuta bianca, giocassero un tiro mancino a inizio ripreso ai loro più quotati avversari.
Insomma, in teoria le due squadre dovrebbero recitare ruoli molto diversi in questo torneo, ma siamo agli inizi, quindi vietato fare pronostici. Assenti tra i padroni di casa Andrea Diamanti, Andrea Cossu, il nuovo acquisto Lucas Cutra, ma Schenardi recupera Tozzi Borsoi al centro dell'attacco. Tutti disponibili per mister Lattanzi. Vediamo allora insieme com'è andata questo inedito derby tra Civitanovese ed Elvia Recina. Cominciano i rossoblù, secondo minuto Ambrosini dal settore sinistro di campo spara alto. Risponde Pietrella che prova il gol alla Florenzi, Mazzoni è attento. Quarto minuto Tozzi Borsoi imbeccato benissimo da Rapagnani in area di rigore, calcia a colpo sicuro da posizione defilata. Isidori è bravo a deviare sul palo. Poi passa solo un minuto che dalla destra perviene a Carteri un cross al bacio su cui c'è scritto basta spingere e il numero 8 di casa non fa altro che accettare l'invito e depositare in rete di testa. Civitanovese 1, Elvia Recina 0, Davide Carteri. Dopo il vantaggio locale reagisce l'Elvia, tiro cross di Montanari al tredicesimo che fa venire qualche brivido a Mazzoni. Ancora Elvia Recina con Domizzi che calcia in porta da calcio da fermo, palla deviata dalla barriera. Diciassettesimo continuano gli ospiti che piano piano crescono e Pietrella dalla destra mette in area rossoblù, palla che giunge al destro di Domizzi che però non inquadra la porta. Buona la manovra ospite che in diverse occasioni riesce a sfondare sulla destra, va a folate la Civitanovese, ma quando la palla arriva a quei tre là davanti sono sempre dolori per gli ospiti, come al diciottesimo quando Ambrosini sfiora l'Eurogol, ma anche egli non prende bene la mira della porta. Al 34esimo si fa sempre pericolosa dalla destra l'Elvia, con Conforti che però calcia fuori. 36esimo ancora il Via Recina, Pietrella stavolta da sinistra su calcio da fermo, Mazzoni mostra pugni. Poi al 39esimo si rifà viva la Civitanovese, per un ullo dalla destra mette al centro, smanaccia Isidori e sulla ribattuta Ambrosini non è abbastanza cattivo. Finisce qui la prima frazione di gioco tra Civitanovese ed Elvia Recina col parziale di 1-0. Comincia la ripresa e comincia la grande, non passa nemmeno un minuto che gli ospiti vanno vicinissimi al pari. Pietrella libera Di Crescenzo in area che calcia a colpo sicuro, Cervellini salva la sua porta di schiena, ma che occasione. Al quarto tocca ai rossoblù invece sfiorare il raddoppio, su cross di Peronullo Montanari in acrobazia si sostituisce a Isidori e chiude la sua porta. Proteste rossoblù poco dopo per un mani in area di Tacconi, Falasca fa proseguire. Al sesto ancora Civitanovese, Gorrini dalla destra, tiro cross che va fuori di poco. Entrano Rapaci e Zecchiri per Francioni e Conforti nell'Elvia Recina e al 14esimo errore in fase difensivo della Civitanovese, ruba palla Romanski che sfodera e libera il suo sinistro che però non fa male. Poi al 18esimo raddoppio della Civitanovese, l'implacabile e inesauribile Peronullo Pennella, l'ennesimo cross col contagiri sul secondo palo, smanaccia Isidori, liscio sotto misura di Tozzi Borsoi, che però al secondo tentativo mette dentro il bis della Civitanovese. Civitanovese 2, Elvia Recina 0, Romano Tozzi Borsoi. Dopo il raddoppio rossoblù si affievoliscono le speranze e anche le forze dell'Elvia e la Civitanovese si limita al controllo del match e al possesso palla, eccetto in due occasioni. Al 24esimo Peronullo alleggerisce Agadda che entra in area, si defila, libera il destro che rasenta il secondo palo e poi la seconda in chiusura di match al 45esimo su conclusione di Mangiola deviata sopra la traversa dal portiere. Finisce così quindi questo derby, Civitanovese 2, Elvia Recina 0. Buona prova della corazzata locale che era alla terza partita in una settimana, comprendendoci la Coppa Italia. Il potenziale della squadra in relazione alla categoria è infinito. Mancano ancora più ritmo e maggiore personalità, che col tempo non tarderanno ad arrivare. Buona la prova dell'Elvia Recina, che ha mollato solo dopo il raddoppio locale e che in vari frangenti di gara poteva anche fare di più. È mancata la mira e la convinzione giusta, più che il coraggio, ma arriveranno col tempo anche per l'Elvia. A fine gara, le sensazioni di alcuni dei protagonisti del match. Allora, Marco Schenardi, allenatore della Civitanovese. Civitanovese prima in classifica, 2 vittorie, 3 gol fatti, 0 subiti, praticamente perfetto, ma cos'è che non le va bene di questa squadra, almeno vista oggi? Lo dirò ai giocatori, sicuramente dobbiamo migliorare, però
Dobbiamo tenere anche presente che era la terza partita in una settimana, soprattutto giovedì abbiamo speso tanto perché anche un po' sulle ali dell'entusiasmo abbiamo gestito poco la partita, giovedì abbiamo corso tanto e il gol per assurdo oggi trovato subito non ci ha aiutato, abbiamo pensato soprattutto al primo tempo di poter gestire la partita, poi il secondo tempo dopo lo spavento grosso su un errore difensivo abbiamo controllato la partita. Il rammarico è che alla fine eravamo un po' stanchi, perché secondo me è una partita che dove potevamo fare meglio sulla fase offensiva, magari chiuderla con un risultato anche più rotondo, però insomma a volte con questa squadra, visto anche i giocatori che abbiamo, siamo tanto esigenti, io per primo, a volte bisogna fargli anche i complimenti perché ripeto è la terza partita in una settimana. Possiamo dire che Marco Schenardi e i giocatori rossoblù si sono calati perfettamente nell'eccellenza marchigiana, nella categoria? È ancora presto, cioè, sicuramente io posso dire di sì, però non è che questi risultati ci devono far illudere, il campionato sarà difficile, ci sono tante squadre attrezzate, ovvio che noi siamo la più attrezzata, però ripeto, dobbiamo saper gestire un po' meglio la partita, però oggi era condizionata anche un po' dal fatto che il primo tempo c'era il vento contro, il secondo tempo siamo andati molto meglio e poi le tre partite in una settimana. Per molti, magari molti non ci pensano, come molti non pensano che abbiamo vinto due partite a Corridogna, che era un anno che non perdeva in casa, perciò ripeto, di facile non c'è niente e poi io per primo, se vogliamo essere esigenti, è giusto che lo siamo, però va fatto i complimenti anche alla squadra che insomma è dall'inizio dell'anno partite alla mano, gare ufficiali, 4 e 4 vittorie, perciò insomma per adesso facciamo i complimenti alla squadra. Allora, Romano Tozzi Borzoi, se uno nasce bomber, è bomber sempre, sia a San Benedetto del Tronto, sia a Civitanova, sia in Serie D, sia in Eccellenza, sia anche quando davanti alla porta magari cicca un pallone, poi il secondo però lo butta dentro. No, no, sicuramente dobbiamo trovare un po' di condizione fisica, sicuramente l'importante è vincere, l'importante è continuare su come abbiamo cominciato la prima giornata, però certo... Dobbiamo cominciare a stare un po' meglio fisicamente, così riusciremo anche a fare le cose, sia le cose più semplici, come quello che ho sbagliato nel primo tempo, sia anche magari quelle più difficili. Però l'importante è vincere, l'importante è continuare sulla buona strada che abbiamo intrapreso e sicuramente arriverà anche la migliore condizione fisica più avanti. Abbiamo fatto comunque una buonissima gara contro un avversario che sapevamo appunto così difficile per una partita quindi così complicata. Io credo che il gol a freddo ci abbia un po' cambiato i piani perché insomma abbiamo preso un gol su una bellissima giocata tra l'altro della Civitanovese, un bel inserimento del centrocampista, quindi nulla da dire, però quello ci ha un po' tagliato le gambe. Bravi comunque non abbattersi, a ripartire, abbiamo avuto le occasioni per rimettere in parità la partita, l'abbiamo avuta anche nel secondo tempo con una bella conclusione deviata sulla riga di porta, credo da un difensore, e quindi fino a lì tutto diciamo è andato abbastanza bene, poi l'infortunio di Francioni ancora ci ha cambiato ancora un pochettino i nostri piani, abbiamo dovuto ricorrere al dei cambi e lì siamo un po' calati e la Civitanovese squadra esperta e di categoria, forse anche di categoria superiore, ha saputo mantenere la partita senza rischiare più di tanto, però nel complesso sono abbastanza contento perlomeno della prestazione, sapevamo che era difficile far punti qua, lo sarà per tutti, non sarà così anche per altre squadre, quindi insomma ci prendiamo di buono la prestazione che abbiamo fatto cercando di lavorare in settimana per limitare alcuni errori che comunque ci sono stati e la Civitanovese ce l'ha evidenziati. Esigente Schenardi? Volevo dire incontentabile perché no. Ha detto che dovrà dirgli qualcosa negli spogliatoi. Giustamente lui è l'allenatore e pretende sempre il massimo, cerca sempre di migliorare la squadra, il gioco, però è una persona intelligente, persona di calcio, sa che la squadra ha speso sia a Corridogna, sia mercoledì in Coppa, sia oggi, quindi sa dove andare a puntellare la squadra. Allora, abbiamo parlato con Giuliano Guminelli un po' dell'affluenza del pubblico, c'è un telespettatore che dà una spiegazione a suo avviso della scarsa o quantomeno di una non grandissima affluenza di pubblico. Sì, è un tifoso rossoblù che fa un appello alla società perché i prezzi allo stadio devono essere più popolari. Ecco, noi non conosciamo i prezzi dello stadio, certamente diciamo questa squadra ma soprattutto questa società che ha ripreso un po' in mano la situazione, meriterebbe un sostegno ampio, perché
Non so se sei d'accordo, in città se ne parla molto della Civitanovese e di Civitanovese, però allo stadio la risposta è ancora tiepida. Premetto che secondo me questo del biglietto è una scusa, tra virgolette, perché non credo che i prezzi siano così Tu esagerati. fuori onda lo possiamo dire, no? Mi dicevi il Sì, prezzo in gradinata di 8 euro, credo che sia 7 o 8 euro in 7-8 euro. gradinata, quindi non credo che sia un prezzo Mi pare alla inaccessibile, portata, eh. anche perché adesso sicuramente quest'anno la Cipronesi quando andrà in trasferta 8 euro non lo pagherà mai, tipo, quindi. Però credo, sì, se ne parla molto perché è ritornata una società del posto dopo tanti anni e per la Civitanovese e per Civitanova serviva una cosa del genere. Io credo che meritiamo di più a livello di squadra, a livello di società, però è chiaro che le passate gestioni, quella dell'anno scorso, quella di 2 anni fa, hanno creato una sorta di scetticismo, Però diciamo, tanto ci all'interno. dovete pensare voi con i risultati e la società con Questo l'affidabilità. sicuramente, cioè noi ci proveremo, la società lo sta dimostrando. Come ho detto, la gestione precedente ha creato macerie. Certo, scellerata, assolutamente scellerata. Avremo modo di riparlare diffusamente ovviamente della Civitanovese che seguiremo per tutto il campionato. Adesso invece è il momento dei risultati di prima categoria, rapidissimamente partiamo dal girone A, si sono giocate le gare della seconda giornata, vediamo insieme quelli che sono stati i risultati, Cagliese Montecalvo 1-0, Cantiano Sant'Orso 1-4, Cucurano Montelabate 2-3, Gabice Gradara Urbino Pieve 1-1, Mondolfo Lunano 3-0, Pisauro Mercatellese 1-0, Sasso Ferrato Genga Fermignanese 2-0, Vadese Villa San Martino 3-2. Andiamo al girone B, sempre di prima categoria, qui siamo ovviamente anche qui alla seconda giornata, Borghetto Montemarciano 1-0, Colle 2006 Fortitudo Fabriano 0-1, Filottrano batte Avi Sarcevi 1-0, Le Torri Filotranese 0-0, Viciulli Senigallia Falconara 3-0, Castelfrettese Falconara fuori casa 3-1, Olimpio Astravetere Monzano 1-3, San Biagio Moie Vallesina 1-1, in testa alla classifica, punteggio pieno Monzano, Castelfrettese e Filottrano. Andiamo al girone C, risultati, Cluentina Valdichienti 1-0, Fiuminata Piana di Falerone 3-0, Francavilla Monturano Campiglione 2-4, Monteluponese Casette Verdini 1-2, Monteminone Pollenza e Pidenze Cascinare 3-2, Porto Potenza Amatori Coridonia 2-0, Santa Caterina Pioraco 0-3, Telusiano Pignanese 1-0, in testa Porto Potenza, Cluentina e Monturano Campiglione con 6 punti. E chiudiamo con il girone D, Castignano batte Ciabino 3-2, Comunanza Offida 1-1, GRVS Ascoli 100 Prandonese 0-2, Montalto Ripatranzone 0-3, Nuova San Giorgese Pagliare 2-1, New Generation Palmense 1-1, Petritoli Monsanpietro 0-1, Real Virtus Piane di Morro 2-0. Unica squadra a punteggio pieno il Castignano con 6 punti, una unica squadra a 0 punti il Pagliare a quota 0, come detto. Bene, è tutto per questo quarto appuntamento con le Marche nel pallone. Grazie ai nostri ospiti della Civitanovese. In bocca al lupo, ragazzi, per il campionato. Grazie a Giuliano Guminelli e Sara Santacchi che hanno condotto con me questa trasmissione, che lo ricordo sarà replicata domani, canale 111 alle 12 dalle 24. In molti ce lo chiedono, poi questa trasmissione sarà messa sul nostro canale YouTube UTVRS e separatamente anche i filmati da domani mattina che ogni domenica vi proponiamo. Grazie a tutti per averci scelto, appuntamento a domenica prossima, arrivederci. In collaborazione con DropTech, l'apparecchiatura per risparmiare carburante e diminuire le emissioni. Chiama il numero verde